quello che state ascoltando è Fumble edizione Coboldi! Coboldi e gnomi. E già mi è venuto mal di gola. Coboldi e gnomi. Solo a iniziare è già venuto mal di gola. Una delle ambientazioni più famose di Dungeons and Dragons, come sappiamo tutti. Chiaro, chiaramente sì. Doveva chiamarsi così, poi hanno detto, vabbè, generalizziamolo un po' di più. Prima era Rooms and Kobolds. Sì. Poi hanno fatto diventare Coboldi e gnomi, poi hanno detto, vabbè, riprendiamo Rooms, lo cambiamo un po' e vediamo cosa succede. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano e ci trovate su QWERTY.it e su FumbleGDR.it, dove trovate innanzitutto tutte le nostre puntate, di cui questa è la 270esima. Di già. Tan. Ci trovate SideQuest, che è il nostro primo spin-off ufficiale, ci trovate Epoca, che è il nostro figlioccio ereditato. Epoca Kun. E trovate anche Come quel gioco, che invece si occupa di giochi da tavolo. Di cui presto. Questo è un gioco da tavolo. Di cui presto uscirà una nuova puntata. Di già. Ebbene, in realtà la puntata in podcast è uscita parecchio tempo fa. Tipo 3 settimane. E qual era? Spirits of the Forest. Bello. Prendila tu perché ti avete la finito. Grazie. Sì. Molto bello. Qua passa già della birra. A proposito, sappiamo che qualcuno ci ha mandato una cassa di birra che è in viaggio in questo momento da Pisa a qua. Male che sia ancora in viaggio, bene che sia stata mandata. E grazie. Ringraziamo in anticipo perché già so che birra arriveranno. Sarebbe uno dei pochi casi che Manto andrebbe personalmente alle tizie delle spedizioni se manca qualcosa o si è rotto qualcosa. Ma guarda, fosse arrivata oggi ma ferma allo smistamento, sarei passato a prenderla. In dogana. In dogana un po' lunga, ma. Ora, vabbè che è lontano, ma cazzo. No, ma Pisa, no, Pisa è altra nazione. Ma sapete tutti la conoscenza della geografia. Geo J. Abbiamo un ospite fantastico quest'oggi. Troppo buoni. Che ha già disegnato il suo personaggio. Vabbè, ma lui si porta avanti perché è in grado di farlo e quindi lo fa al posto nostro. E anche grazie a lui che io e Claudio ultimamente abbiamo una faccia nuova. Assolutamente sì. Anch'io su Twitter. Anche tu, è giusto, bravo. E infatti grazie a Daniele per essere qui con noi. Grazie a voi. Il tuo personaggio non è un coboldo? No, è un gnomo. Il tuo personaggio è un gnomo. Ma ci abbiamo annunci? Abbiamo un paio di annunci che sono che il 16 giugno c'è il Free RPG Day, per cui iniziate a venire a prenotare delle sessioni con chi volete, tipo con noi, iscriveteci, sia Clotos che Gattai, potete provare e scoprirete una bella novità su Fumbles il giorno che venite lì. Ok, e soprattutto se avete ascoltato le puntate di Clotos, andate, vi piace il gioco, andate a giocare. Potete anche andare a scaricare le Quick Start Rules e Gattai versione completa su FumbleGDR.it. Gattai! Così arrivate poi parati. Esatto. Mi hanno raccontato di gente al play che strillava in mezzo alla sala. E... Oh, cazzo! E la gente si girava dicendo, ma che cazzo stanno facendo quelli? Sì, Gattai! Sì. Erano solo invidiosi, perché loro non stavano giocando a Gattai. Esattamente, sono assolutamente convinto. La seconda cosa è che se andate sulla pagina di Casa Kilandil, questo fine settimana, usando il codice che trovate sulla pagina di Casa Fumble Kilandil, Now. Che non è Fumble Now, e Casa Kilandil è Mauro Monti, che avete già sentito svariate volte a Come quel gioco, anche nell'ultima puntata che è uscita, se dovete comprare qualcosa sul Dragon Store ci avete lo sconto. Poi se volete aggiungere l'altro codice che vi dà un ulteriore sconto nella pesa delle anime, Fumble Now. Potete anche urlarlo per strada quando ascoltate la puntata. Se qualcuno ve lo viene a chiedere, voi fate i misteriosi e gli dite solo il nome del sito. Esatto, fumblegdr.it. E ve ne andate. Non sapranno come perché si scrive. Perché cool guys, però... don't look. Nessuno di quelli che vi chiederà cosa avete detto saprà come si scrive, però ci potete provare lo stesso. Beh, magari scrivono fumble, scritto fumble. Il mio SEO non è così forte. Vediamo subito. Il mio SEO è forte. Fumble così sarà scritto, fumble. Ma troverai, non noi sicuramente. No, c'è un user di Facebook che si chiama Fumble. Però inizierò a mettere come tag anche Fumble. Sì, così no, in prima pagina no. Però potete aiutarci a farlo andando a condividere i video di YouTube, taggandoli Fumble, scritto Fumble. E potete aiutare un po'. Esatto.
Non faccio il riassunto perché ho già detto tutte queste cose. No, il riassunto faccio io in breve, molto breve, anche perché sono i coboldi. Non c'è molto riassunto da fare. No. E i nostri coboldi, Krukato, Gundonal, Sket e Sir Calibur, il fido capitano. I'm the Sketman! E il suo fido capitano. Il suo fido capitano che mi è stato cambiato dall'autocorrettore. Capitano? Sì, è stato detto no. Intendevi capitano? No. No. Capitano. La cavalcatura onorevole e saggia di Sir Calibur. Fanno parte di una delle razze prescelte su questo mondo, quella dei coboldi. La razza prescelta. Sono stati ingaggiati, si dice, diciamo, da uno dei consiglieri militari di una delle città più grosse, Krubalia. E durante tutto questo sono stati attaccati dagli elfi, creature associate ai demoni. Sono riusciti a scappare, hanno scoperto che questi elfi li volevano per qualcosa, per entrare in questa famigerata Caverna delle Meraviglie, dove solo un coboldo allo stato grezzo poteva entrare. Ovviamente i coboldi sono riusciti tranquillamente a entrare in questo enorme drago aladiniano al di sotto del deserto lì vicino, deserto dove è accampato il più grande esercito che si sia mai riunito di elfi, umani, gnomi, halfling e tutte le altre creature che hanno avuto a che fare con i demoni nella storia, appunto. Peggio del peggio proprio. Del nostro mondo. Mamma mia. Dopo aver scoperto alcune novità sconcertanti sulla creazione del mondo e di come si è arrivati al fatto che le città sono dominate da bugbear, orchi, gnoll che vivono in società più o meno stabili, mentre tutte le creature che un tempo, prima della grande scintilla, erano le creature quelle considerate sociali e buone, adesso hanno fatto un patto con i demoni. Tutto questo grazie al più grande dio che sia mai stato venerato, che sia mai nato su questo mondo, Krubal, o la fede anche più conosciuta di tutto il reame. Hanno scoperto che Krubal, dopo aver salvato per cause ignote la grande scintilla che ha distrutto il mondo, non si sa, nessuno sa come sia accaduta. Alcuni storici dicono che nella seconda puntata di Coboldi si possa scoprire effettivamente, nascosta da qualche parte, la vera motivazione, ma lo scoprirete. Ascoltate anche tutta la saga del falso imperatore di Exalted consecutivamente, in cui le scintille di drago continuano a tornare. Sono molto importanti in questa ambientazione. Fatto sta che hanno scoperto che i coboldi erano stati la prima razza preferita dai demoni, in quanto dopo la grande scintilla, demoni e diavoli che si tenevano occupati picchiandosi al confine tra gli inferi e gli abissi, e l'abisso, i diavoli sono stati completamente annichiliti dalla grande scintilla e i demoni hanno iniziato a dire ok, iniziamo a mettere le nostre zampe sul mondo di sopra. Al che il grande saggio Kruba ha detto no, vi do una razza, scegliete quella, la tormentate e gli altri me li lasciate a me. Erano stati scelti i coboldi, tutti i demoni hanno rifiutato, fino a che sono stati scelti gli elfi. Perché l'araldo dei demoni si ricordava il corruttore. Sì. I corruttori hanno una grossa forza politica e avevano diritto di veto nel parlamento dei demoni. Sono riusciti a raggiungere un accordo dopo tanto tempo, non sono ancora indecisi su chi fia il primo, però... non voglio entrare nel mondo reale. E hanno deciso alla fine di prendersi elfi, umani, nani, gnomi, e i coboldi sono rimasti la razza preferita. Sono stati, si narra, portati all'interno della caverna tutti i coboldi del mondo, addormentati, e dormano adesso con il grande dio che si sta riposando dopo tutto il lavoro che ha fatto, la più lunga riunione di condominio della storia, e planare anche. Si sta riposando insieme ai coboldi. Quello che sembrava strano allo spirito che vi ha guidato nella caverna era che voi state coboldi, avete genitori coboldi. E non stiamo dormendo. E non state dormendo da probabilmente centinaia di anni, perché vi ricordate comunque i vostri nonni. Ma poi non c'era quella leggenda per cui i coboldi tecnicamente hanno vita illimitata semplicemente siccome erano troppo stupidi schiantavano presto. Sì, però essendo ormai diventata quasi una media dell'età in cui schiattano, più o meno si hanno un'aspettativa di vita. Non muoiono di vecchiaia. Non muoiono di vecchiaia, diciamo quello. Potrebbero essere immortali. Comunque hanno promesso a Kerry, dire, beh,
possiamo risolvere noi questa situazione, perché i demoni stanno facendo insistenti dicendo gli elfi non ci vanno più bene perché sono difficili da controllare. Anche ha detto, beh, andate a parlamentare, no? Visto che Sir Calibur aveva scoperto che il capo degli elfi dell'esercito demoniaco, tale Elphagor, è una sua vecchia conoscenza, e preso dallo spirito sacro che lo contraddistingue, il furore insieme alla foga e il capitano, avete deciso di dire, beh, andiamo noi a patteggiare con i demoni al posto vostro. Il piano più o meno era di arrivare lì, se c'è Elphagor da uccidere, lo uccidiamo facilmente e poi parliamo con i demoni, oppure parliamo con i demoni e poi uccidiamo Elphagor. Diciamo che il punto focale sono parlare con i demoni e uccidere Elphagor. L'ordine. Siete usciti dalla caverna. L'ordine non è il fondamentale. Siete usciti dalla caverna, siete stati catturati, tra virgolette, sì. dalle riserve più un elfo che vi voleva portare appunto a parlare con Elphagor. Quando hanno cercato di disarmarvi, voi gli avete promesso più volte, non fatelo, vi dobbiamo uccidere tutti, li avete uccisi tutti. Grazie anche all'aiuto di alcuni gnomi. Siamo di parola. Grazie anche all'aiuto di alcuni gnomi che a quanto pare spuntano dal deserto come vermi di dune e mi spengo. Hanno qualcosa contrario al fuoco, non avete ancora capito bene questa meccanica. Eravamo rimasti che avevate ucciso tutte le persone che erano rimaste, quelle che erano scappate erano state abbattute e divorate dagli gnomi, e tu, Skett, avevi catturato una delle reclute che stavano scappando. E io avevo preso i pantaloni di un elfo. E tu avevi preso i pantaloni dell'elfo, ancora in fiamme, perché sta ancora continuando a bruciare, perché l'avete lasciato lì. E qui riprendiamo, dopo un lunghissimo riassunto, anche perché ho fatto mente locale un po' io, visto che l'ultima volta abbiamo giocato era mesi fa. Grazie. Almeno adesso tutti siamo in pari. E siamo nel deserto, ancora a qualche miglio di distanza dalle prime sentinelle dell'esercito. Questo era un gruppo che era stato inviato per cercare la caverna. E avete una delle reclute che per terra in lacrime, uccidetemi, vi prego, uccidetemi, lo uccidiamo. No, aspetta. E lui che sta cercando di spegnere le fiamme lievemente da dei pantaloni bruciacchiati di lo bruciamo? No, non c'è problema. Aspetta un secondo. A bruciarlo non c'è problema. No, gli dobbiamo far credere che lo bruceremo prima di bruciarlo. Ah, hai capito? Adesso se non parli, ti bruceremo. Quando dici se non parli ti bruceremo al cadavere infuocato dell'elfo, ah no, alla recluta lo stai dicendo, regla. Si gira verso il cadavere infuocato dell'elfo, si ritira come a chiedere protezione verso di te, perché vedi che di fianco al cadavere dell'elfo c'è, descriviti. Sono un soldo di calcio, panzerotto, tracagnotto, con una clava dietro le spalle più grande di lui, capelli grigi. Clava proprio quella da caveman. Sì, esatto. La club, quella proprio ignorante, presa da un pezzo di legno e lievemente sgrossato. Sono a furia di botte. Sì, sì, a torso nudo, con un cipiglio fiero da vecchio guerriero. Li vedete a malapena gli occhi, perché le sopracciglia sono talmente folte che coprono metà della faccia. E le manine appoggiate sui fianchi. Che guarda con sguardo di disapprovazione il corpo, mentre altri due gnomi di fianco stanno allungando le mani, mormorando delle parole. Mentre vedete dell'acqua che esce dalle loro dita e si sta, non con tanta, perché purtroppo è fuoco sacro quello che sta bruciando l'elfo, con molta difficoltà spengono il fuoco, fino a che non vedete l'altro gnomo, quello con la mazza, che allunga una mano sul fuoco, la chiude e il fuoco si spegne. Abbiamo trovato i pompieri. Cazzo. Quello non lo voglio attorno. Questi non sono elfi. No, non sembrano elfi, non sembrano neanche buoni da mangiare. Non saprei. Però hanno la pelliccia dura. Ah, la pelliccia ce l'hai tu sulle sopracciglia. Beh, come ti chiami? Alka-Seltzer. Saggio Al. Bella. Antinfiammatorio. Saggio Al. Gli oracoli hanno parlato però. E qui ci sono solo elfi morti. Intanto gli dà un mozzico su un braccio al cadavere. Gli elfi morti sono elfi buoni. L'unico elfo buono è un elfo morto. Sono d'accordo. Ah, tutti gli gnomi hanno i problemi coincidono. Per un istante c'è un momento di intesa tra le razze. Mentre la recluta ovviamente è per terra ai tuoi piedi, vedi che ha le mani appoggiate
sulla tua caviglia, ti sta stringendo e ti sta piangendo sul piedone. Vedi proprio lacrime di terrore. Faccio proprio cenno con la mano agli gnomi di aspettare un secondo. Scusate, un attimo, devo occuparmi di questo. È ancora vivo. Bene, non c'è problema. Faccio ok col ditino. Ora, parla e dici dove si trova Elfagor, altrimenti bruceremo anche te e poi loro ti dovranno spegnere. Se non ce lo dici, di là qualche miglio ci sono le sentinelle, vi posso portare, non uccidetemi, non mangiatemi, non lasciatemi agli gnomi. Questo è un umano di 17-18 anni. No, infatti non ti lasceremo agli gnomi, ti lasceremo a Crocato, che è molto peggio. Non ho capito una cosa, posso? Dimmi. Se mi porto di lì, mi ammazzate. No! Ah! Ma hai detto che mi lasci a Crocatog? Se non sì. ci porti! Ah no no, mi porto, mi porto! E faccio un minor illusion che tiro fuori uno spiedo. Quindi non posso infilzarlo! Aspetta, dopo! Oh. E scoppia il lago, mi terrorizzato. Io mi stavo ascoltando. Senti, ma... Sai tutto quello che ti avevo detto. Ma siete sicuri di voler andare per la strada più diretta? Perché c'è un'altra? C'è il sentiero! Non è dritto! Appunto! E quindi? Andiamo! Non so! Sull'ultimo sentiero mi hanno spento un po' troppo i gnomi! Sei tu che esageri un po' troppo! Ogni volta che starnutisci ti escono le fiamme! Manco avessi mangiato io! Manco tu avessi mangiato Nanesco tutto questo tempo! Vedi, loro guardano sempre perché no, stanno troppo gatto a parlare piccante. Di argomenti di cui non dovrebbero parlare. Gli altri ti guardano come dire, ti hanno bestemmiato. Beh, aspettate un secondo. No. Posso spiegarvi perché sono qui? E chi te l'ha chiesto? Non lo so, nessuno. Ah, tu vuoi spiegare? Esatto, era una domanda. È il tono di voce che non mi riesce proprio bene. Se proprio ci tieni. Beh, in sostanza pensavamo foste alleati con quei puzzoni dei demoni, no? Ah, demoni! E sputarono per terra. In realtà abbiamo scoperto che quando vi gnomiamo non fate come i demoni. Quando ci? Gnomiamo, gnomate. Quando? E faccio il getto sulla faccia di Crutcatog. Così! Una secchiata d'acqua ti investe in piena faccia apparendo dal nulla dalla sua mano. Così, insomma. Ti fa anche lievemente male, non da veri, ma lievemente male perché è esattamente la sensazione di uno che ti lancia una secchiata d'acqua da 10 cm di distanza, con tutta la sua forza. Senza il secchio, chiaramente. Vedi, invece che farvi male... però non si è sciolto! Appunto! L'abbiamo tipo purificato, vuol dire. Gnomato! L'abbiamo gnomato, esatto! Come dicevamo prima. Mi sembra una cosa un po' schifosa questo gnomato. Non so, dagli insegnamenti del grande Scrudo. Se state ascoltando Fumble per la prima, facciamo come si chiama il messaggio quello per lo, sociale. Se state ascoltando Fumble per la prima volta, sappiate che state andando incontro a qualcosa a cui potreste non essere pronti. Quindi, in caso di adesso sentire le campagne quelle belle pregne, tipo iniziate la leggenda dei Cinque Anelli, sì, che stiamo portando avanti. E tornerà settimana prossima. Stasera vi capiterà questo. Scusate, mi sembra nella sabbia. Mi sembrava necessario dopo il metallo di Simone, che di solito non ne fa tanto. Questo l'ha servito. Gli vado vicino, gli appoggio la mano sulla spalla, dico: vedete, adesso è purificato, è gnomato. Ma questo gnomo non è che ha letto davvero troppo la Bibbia di Scrudo? Non è che c'è anche la fase delle coccole? Ma forse alcune pagine sono andate perse. Nel grande libro. Vedi un altro dei coboldi che si gira. Era Hexblade, giusto, Gianni? Sì. Quindi si gira, ti guarda e fa: Perché sei qui? Sono stato mandato dalla mia tribù. Ma gli gnomi sono malvagi, hanno a che fare con i demoni. Alzo la mano, il ditino. Non tutti, non tutti. E anche gli altri alzano la mano e fanno: non tutti. E un coro di: non tutti, non tutti. No, uno esce dalla sabbia con la... E un gnomo che esce dalla sabbia con la testa. Dalla sabbia. Con la testa dalla sabbia. Ho gnomato le parole. E fa: non tutti. Ma
Noi siamo gnomi della tribù. Vi sembra, guardando adesso soprattutto Capitano, scusa, capitano, no, è proprio fermo lì che mastica, non si sa da dove ha preso. Capitano è la mia cavalcatura capibara, per chi si fosse perso le puntate precedenti. Tu sei il calibro che sei sempre un po' più attento, hai più un addestramento marziale, ti guardi intorno e ti sembra di vedere svariate depressioni nella sabbia intorno. Non siete soli. Noi siamo gnomi della tribù dei Quirella. Siamo gli atti. Gli acquarelli? Gli acquarelli, Quirella, cosa dici? Gli acquarelli sono quelli che si usano per pitturare e verniciare. Noi al massimo diamo dell'acqua. E appunto, acquarelli, io che ho detto. Quirella! Faccio quei miei. No, non finiamo più qua, ragazzi. Tu lo sai che sei il più intelligente del tuo tribù, vero? È tutto a dire. E quanto hai, 8? Sì, no, a lui in realtà gli ho scritto, prima gli ho scritto, ho fatto dei tiri della Madonna, esatto, della tua scheda. Potentissimo. Hai 12 in intelligenza, ma è praticamente un 8 nel mondo reale. Esatto. C'ho un diploma gnomico. Vabbè. Quindi, in sostanza, sono un po' affannato. Quindi, stavo cercando di spiegare che la strada diretta non è la migliore. Noi gnomi di Quirella siamo reietti e vogliamo... Ragazzi, se però facciamo un momento. Cazzo, volevo dire Quirella! No, si dice Quirella, si dice Quirella! Ah, è Quirella! Alcuni sono confusi, uno dei tre sta zitto, gli altri lo guardano male e fa... Oh, bravi, silenzio! Mettiamo il gnome sullo gnomo. Il gnome sulla I. Sulla I, esatto, i gnomini sulla I. Ignominia! Ignominia! Un'altra cosa! È sua cugina, ignominia! Vabbè, e quindi... Si è appelpulato un corruttore per caso. Vedete un gocciolone di sudore che scende da... Iniziale il caldo. Quindi, essendo reietti, noi dovremmo essere dalla vostra parte, perché voi siete... Retti. Il popolo eletto! Eletto! E rettile anche! Sembravano delle lucertole! E invece sono rettili! Lucertole è il nome esproprio! Esproprio? Di lucertole? Lucertole! Barrano, l'ultima canzone! Qui prima qualcuno! Di benedizione, poi di rettile! Non stavo niente! Mi sa che hanno spruzzato anche me! Ma che schifo! D'acqua! Quindi forse è sudore! Lasciate parlare il saggio! Secondo me, se siamo dalla stessa parte, quella strada diretta non è le migliori. Non è delle migliori. E perché? Ma allora siamo... non siamo diretti dalla stessa parte, noi andiamo di là, voi andate di là! Porta rispetto a Rakasetzer, il più grande sterminatore di demoni e gnomi che esista! Di demoni e gnomi? Sì! Vi ammazzate tra di voi? Quelli cattivi. Ah! Avresti dovuto rispondere sì, sarebbe stato più divertente. È vero! Ma noi siamo rimasti così pochi che se ci ammazziamo alla fine. Ah! Non ho capito! È vero, è illegale! Non dobbiamo andare dritto, dritto ci sono le truppe, i nemici, gli eretici. Ci sono un sacco di demoni! I demoni, il fuoco malvagio! A differenza del nostro fuoco, che invece è buono. Ma tu spruzzi acqua, dov'è il tuo fuoco? Uno degli gnomi gli mette un braccio intorno alla spalla, si avvicina e fa: questo un tempo era tutto! Era tutto verde! Era tutta sabbia verde! Sì! No! Sì! Era tutta campagna! Non lo so, io non c'ero! Era tutta campagna, mi dicono! Poi il fuoco dei demoni ha distrutto tutto! Quindi andiamo dai demoni il più velocemente possibile! Quindi andiamo dritti! Ma lì non si può! Perché? Ci fanno fuori! Perché sono un sacco! Vabbè, quanti saranno? Sono tantissimi. Quanti sono? Tantissimi. Contiamo in base a tre. Quindi la moltitudine. Sono moltitudine, esatto. Sono più o meno. Fanno prova di intelligenza. Contate in base a molti. Attenzione, molti. Sono più o meno molti. Noi tutti. Come se ci incontrassimo almeno altre 50 noi tutte, 500 noi tutte volte. Chiaro? Vabbè, non sono così tanti allora. Sono tutti coboldi e gnomi, no? L'hai appena detto tu. Mi ingratto la testa. No, sono demoni, elfi, umani. Ma hai detto che sono noi 500 volte. Un esercito di coboldi. Avranno a cuore le mie parole. No.
Io so che lasciamo lui... parlare il saggio. Io so che lui ce l'ha, deve far fuori Elfagor. Non posso aver sentito i discorsi perché sono venuti. No, voi li avete spiati tutto il tempo mentre eravate sotto la sabbia. Sir Calibur, è questo il tuo nome? Non consumarlo, ma sì. Ok, sì. Beh, non ti farebbe più comodo andare a smazzolare subito Elfagor? È quello che sto dicendo da un quarto d'ora. Sì, è vero. Ma probabilmente la strada che vi suggerisco io sarà più lunga, ma vi farà incontrare meno ostacoli. E quindi alla fine ci arriverai prima. E soprattutto la cosa più importante che ti ricordi è che esattamente nella piccola fortezza di Roccata dove ci sono i generali. L'ingresso è proprio dalla cantina. Esattamente nella cantina del loro, del fulcro del loro esercito. Fulcro ce l'ho scritto qua sulla mano. E hanno detto agli oracoli. Un fulcro, il fulcro... come gli oggetti che Krubal usava per riparare il mondo. Ok? Ci può stare? Guardaci al fulcro! Andiamo al fulcro! È dritto di qua, no? No! Beh, fai stare! Più o meno! Ah, sì? Abbiamo discusso per mezz'ora! È solo che è sotto! Ah! E non potevate dirlo subito, dritto? Era più facile, no? È per prima giù e poi dritto! Vabbè, ma è uguale! Cambiando l'ordine degli attacchi. Buono David! Sir! Non vorrei sottilizzare, ma sognomi! Che ti aspetti? Beh, mi aspetto che ascoltino le parole del coboldo più bello e saggio di tutti i coboldi che esistono. Di chi sta parlando? Non lo so. L'unico che avrebbe motivo a essere al governo oggi. Di chi sta parlando? Beh! Di Krubal? No, di te! Beh sì, di chi altro? Krubal è troppo impegnato. Vedete che gli gnomi seguono la discussione tipo pallettita di tennis. Cioè, girano da uno, poi si girano dagli altri. Vabbè, dai, seguiteci! E sparisco sotto la sabbia. E noi li guardiamo sparendo. Io odio la sabbia, si infila dappertutto. Vabbè, ora possiamo andare dritto. Ottimo. Tu e anche gli altri due gnomi spariscono nella sabbia. Noi iniziamo ad andare dritti. Tu scendi nella caverna che c'è appena qui sotto. Aspetti un attimo. Ma avrò capito. Non sono scesi. Non sono scesi per niente. Per gnomo. Grande gnomo, devo tornare su. Non volevamo dirlo davanti a estranei. Ma caro prescelto, lei sta usando troppo le parole gnomo. Troppo. È illegale. È vero. Ci sono state guerre. Mi sta venendo un po' di orticaria. Perché la gente non si capiva. Ecco, così va bene. Allora torno su. Rimetto la testa fuori. Vedi che sono alla cinquantina di metri. Ehi, draghi! Vedi che c'è il capibara seduto di fianco a dove sei uscito. Infatti, dove il capibara è quello lì. Allora, mi avvicino al capitano. Si lascia accarezzare, gli faccio pat pat sulla testa e poi gli genero con le mani a conchetta, gli genero l'acqua sotto, acqua purificatrice, non so come chiamarla, per vedere se... Fai una prova di empatia animale, col vantaggio che gli stai dando acqua nel deserto. Quindi c'è... Non credo che siamo animali da deserto, hai capito? No, non molto. Vivono nelle terme. Dov'è empatia animale? Natura. Animale. Ah, ok. 17. Vedi che per un istante vedi che guarda, poi fa la faccia sulle mani e tempo 2 secondi, neanche 2 secondi, vedi tutta l'acqua che sparisce da bocca e naso contemporaneamente. Cazzo. Allora, come gli ippopotami, parlando in capibarese, gli faccio: avevi sete, ragazzone? Ciao. Beh. Ti fissa. Silenzio, ma senso. Ma qualcosa. Nel frattempo vedi Undola che fa: ah, ne ha presa un'altra! Zaino. Silenzio, senso. Abbiamo dimenticato l'umano! Penso sarebbe No. Vedi il cremolare che si alza. Ah, ok. Si gira e inizia a seguire l'ora. Gli corro dietro. Ehi, aspettate! Supera il capibara molto facilmente. E quindi andate dritto. E voi siete andati sotto. Ma non potete andare sotto anche voi? Se mi apri una porta, magari. Non ci avevo pensato. Tu sai. Qui dove sono posso aprirgli il varco.
Allora, niente, comincio a spazzare. Ah, ho un'altra domanda però prima. Lui ci serve ancora? Il tizio umano che ci stavamo trascinando dietro. Per quanto ne so non è molto, è un po' stoppaccioso l'umano. Si gira e cerca di scappare. Cioè si alza in realtà, molto lentamente, ricade per terra su un ginocchio mentre lacrime all'anime giapponese fluiscono intorno a lui e scappa. Ma mostriamo che... Mani aperte, cercando di correre, inciampando, poi tra l'altro in un'altra direzione, non in quella che state andando voi. Mostriamo un po' di carità cristiana, bruciamolo! Ho fatto una pastorinata, un tiro di animal handling... Per convincere il capitano a mettersi in mezzo, semplicemente, e farlo inciampare di nuovo. Ok, vedi... Fatto 17. Vedi il tizio che sta correndo, più o meno nella direzione di capitano. Il capitano che però si sta muovendo lentamente. Tu vedi il tizio che diventa sempre più piccolo, perché è ancora lontano capitano, perché ci mette un sacco di gare. Però sta andando in quella direzione. Sembra uno degli incidenti più lenti e slow motion che tu hai visto. Perché il tizio ha gli occhi coperti dalle lacrime, arrossati, non sta vedendo, ogni tanto inciampa. E corre, sbatte proprio in pieno contro il capitano che... Inamovibile, quando una forza seduto. Inamovibile contro un corpo inarrestabile. Il tizio si cappotta e inizia a rotolare giù per una duna. Bon, risolto, andiamo. Guardate, vi faccio strada. E poi tu vedi il puntino che è della duna e poi il puntino che fa sotto la sabbia. E io alzo il pollicione, come dire, bravi. Dico, guardate, vi faccio vedere, non è più lunga, è solo da trovare. E lui tranquillamente infila le braccia nella sabbia come se fosse acqua e inizia a spostarla come un enorme badile, una quantità immensa anche per una mano di un gnomo. Ha le dita palmate. E quando si sposta, vede sotto c'è un po' di roccia e un grosso buco dove filtra della sabbia e c'è una montagnetta sotto e sembra che dia in un cunicolo a un paio di metri sotto. Ma boh, io vado, che mi sono un po'. Qua. Butti nel buco, quindi tu? Sì. Sono. Sai che la mia religione punta a scruto. Ah, giusto! Se le leggi dello spazio funzionano, sotto si va più veloce che sopra. La strada è lunga uguale. Questa non l'ho capita, ma va bene. No, neanche io fino in fondo, però. E andiamoci a fondo. Tanta magia gnomica. Voi scendete, un po' di dato perché l'unica storia che avete sentito degli gnomi erano comunque creature malvagie, anche se queste non sembrano demoniache. Quando scendete sotto vedete che ci sono una decina di gnomi, truccati da guerra, armati, sembra, di dei piccoli giavellotti, altri hanno delle specie di artigli simil Wolverine, ma affibbiati sopra, tipo quelli da ninja o per arrampicarsi, e quando passate svaniscono quasi nelle ombre, tranne i due che avevate visto prima, che si avvicinano. Ah, saggio Al, dimmi, lo sai che noi non possiamo accompagnarti fino a... sai dove? Lo so bene, non siamo protetti dal grande e sacro. Tu sai che... Non sono strani questi gnomi! Ma che altro? Hanno dei problemi di dizione! Bravo! Non possono pronunciare. Cos'è la dizione? Ok. Sì, non preoccupatevi, da qui in avanti ci gnomo io. Ti fanno il saluto battendosi il pugno sul petto. Dicono, che il sacro sia con te! Che sacro sia con voi! Non so se posso pronunciarlo in loro presenza. Il sacro fuoco sia con voi. Si allontana. Stiamo perdendo tempo. Hai ragione. Andiamo. Seguitemi che conosco la strada. E vado avanti trotterò. Non so se sopporterò questa cosa. c'è stato uno scambio... È l'ospite! C'è stato uno scambio di sguardi che era da in game, ma evidente poco radio. Sì. Ok, la smetto. No, benissimo. Sul petto tu immaginati i coboldi che si guardano con un ma questo ci fa. E sono i coboldi. Appropinquati più velocemente. Comincia a cercare sul braccio se mi sono scritto la parola appropinquati. No, non ce l'hai. comincio ad andare a passo svelto. Ah, il capitano sta scendendo adesso dal buco. Ah, mi aspettavo che il capitano andasse dritto e attraversasse il deserto. Ok. Sì. Da sopra sentiamo i patti. Sì, è vero, non ci scende nella galleria lui. Quindi inizia ad andare dritto. Beh, oddio, è più fresco, eh. Sì, ma va dritto, è già stato rinfrescato, è un super capibara.
Ma comunque, dove mm-hmm. stiamo andando? Vedete che il tunnel si dirama spesso in varie direzioni. E fate una prova, tranne te, di sopravvivenza. No, meno uno. Come in quasi tutte le mie attività. Si togli fatto i tiri peggiori della tua storia. 13. Costituzione, intelligenza e saggezza meno uno. 21. Madonna, che più sei. Voi due riuscite all'inizio, concentrandovi parecchio, a seguire la strada per non perdervi. Lui va diretto, lo gnomo. Spedito. Tu, dopo i primi quattro cunicoli... Ah, io smetto poi? Di guardare sì. cunicoli. No, dopo i primi quattro cunicoli che vedi che si tiravano, dici... Vabbè, vai dritto. Molto capitano. In questo caso, voi due vi rendete conto che qui sotto, se non seguite lui, dovreste stare molto, molto attenti a non perdervi. Ma vedo male. Ma segui lui e basta. E ogni tanto se vedo che rimangono indietro butto fuori la testolina. Sì, non è riuscite... difficile. Puzza come un ognomo. Ah, scusate, tu sai che ci vorrà. Puzza come un ognomo. Si muove come un ognomo. Che cos'è? È un ognomo. Almeno un'oretta. Quindi se volete okay. parlare di qualcosa, di chiedere qualcosa, questo è il tempo migliore. Ok. Ci vorrà un... Gli dice che ci vorrà un'oretta. Ma io non ho ancora capito. Voi che cazzo ci fate qua? È un po' complicato. Ecco, allora non raccontarmelo. Ma in realtà siamo dei guardiani. Controlliamo che il fuoco sia sacro e non venga corrotto dal fuoco malvagio dei demoni. All'inizio pensavamo che voi foste come loro. Siete... come siamo... faccio a dire brutti senza dire brutti? L'ho già detto due volte. Gnomo. Gnomo. No! Ci casco sempre. No! Ci casco sempre. Sono tanta gente. Vabbè, anche noi pensavamo che voi foste dei demoni, quindi... In realtà sembra che non sia così. Il nostro fuoco è un fuoco purificatore, quello dei demoni corrompe. Voi volete ammazzare i demoni? E mi hanno detto, senti, tu che gestisci il fuoco, vai con loro. Beh, tecnicamente noi vogliamo uccidere più gli elfi, però i demoni sono un sai. No, io in realtà anche un drago. Comunque è tutta brutta gentaglia. Puzza molto più di noi. Beh, è sì. tutto dire. Soprattutto gli altri gnomi. Voi siete in pochi. Sì, gli altri gnomi. Noi ce l'abbiamo a morte con gli altri gnomi. Che però sono gli gnomi dell'acqua. Dici? Non lo so, chiedo. No, noi spostiamo acqua. Io okay. sono uno dei pochi che riesce a gestire anche il fuoco puro. Quindi sei un gnomo fuochista. Sono gli gnomi fugo. Oppure, per dirla più semplice, antinfiammatorio. Sì, okay. controllo che il fuoco non divampi per tutto il deserto. E basta che non lo fai con me. Mi dicono bruciare benissimo la sabbia. Sì, hai mai visto la sabbia bruciare? Beh, in effetti no. No, perché ci siamo stati attenti. ha un suo senso. Voi accendete i fuochi qui, all'inizio insomma abbiamo spento in maniera un po' violenta. Vi chiediamo lui scusa. Sì. Chiedo venia. Scatto, puzza ancora, vero? Mi sento coperto di gnomo. È un'acqua che purifica quella, È stata diluita tipo 20 volte con l'essenza della memoria gnomica. Si chiama ognomeopatia. La smetto. Comunque, lascia che io faccia qualcosa per te che ci stai accompagnando. Ho quasi paura. Perché solo altri coboldi possono venire con i coboldi. È una missione sacra, capisci? Ma Dio, questo gnomo è venuto su. Quindi ti dico. Siamo in missione per conto di Dio. Esatto, è letteralmente così. Ho assistente, ma siamo lì. No, Dio. Quindi, sì, ti devo nominare coboldo ad interim. Potrebbe starci. Che vuol dire che... Ma no, ci serve qui. No. Sì, ma ad interim vuol dire che lo è per finta. Ah, ok, di per finta. Eh no, si dice ad interim. Per okay. loro non per finta. Per questo si vede che tu hai studiato. Comunque si vede certo. quando usi le parole elfiche, crei solo casino. Vedi che sono parole demoniache. È antico draconico. Sì, sono gli elfi che poi l'hanno preso.
Esatto. Dove? Appropriazione culturale. È appropriazione culturale. Dai demoni più o meno. Ma davvero? Giuro. Devi dirmi tutto. Religione zero. Comunque, sì. Per farti diventare un kobold in extremis, perché no. Poi io non ero, ma non era così prima. Sì, sì. Ma non era così prima. Certo che era così. Non era internship. In extremis. Ah. Ad in extremis, scusa, ho dimenticato altro. Ok. Per adesso farti... mi sembra uguale. L'ha cognomato adesso. Invece che. No, guardate, a me si dice che l'ha cognonato, però. Comunque, dicevo, per farti kobold su internet, devo raccontarti la storia di Krubal e di come ha salvato l'universo. È una bella storia. Mm. Ok. E cerimonia. Andiamo via. L'ho già sentito tre volte. Cerimonia ha un tempo di lancio di un'ora. Perfetto. Hai detto che ci voleva più o meno un'oretta. Perfetto. Tech. Ma potevi farlo mentre camminavi. E che tipo di cerimonia fantastico. Fai? Faccio una... Lo dedico. Cioè, praticamente lo sto battezzando quasi. Ok. Ok. Per il battesimo. Ha visto che c'ha l'acqua. Faccio un battesimo e quando poi ha finito, per 24 ore i tiri di ability check hanno un D4 in più. Tra l'altro, quando finisci il rito, bomba. Tu vedi che ti chiede di inginocchiarti. Mi inginocchio. C'è la clava che mi dà un po' fastidio. Aspetta. C'è la clava che mi dà un po' noia perché tipo ti fa una specie di segno sulla fronte, mormorando parole che ti rendi conto non fanno parte della cerimonia, ma sono parole a caso per dare importanza al tutto. Clatun. E vedi per un istante intanto la enorme pezzo di legno che si porta sulla schiena che si iniziano a formare delle lievi crepe come se stesse bruciando lievemente dall'interno. Tu ti senti lievemente divampare dal fuoco sacro che ti capita spesso, anche perché lo accendi spessissimo ogni volta che ti arrabbi praticamente. E tu ti rendi conto che avendo con te degli oggetti che sono stati probabilmente toccati effettivamente dal dio a cui stai facendo la preghiera, l'effetto ti rendi conto che è lievemente aumentato e nel momento in cui tu finisci il rituale per un istante ti sembra veramente un coboldo. Quindi per 24 ore lui non è considerato un ognomo ma un coboldo. Ok. Quindi io ho le sembianze di un ognomo. No, no, tu sei uguale. Però se c'è tipo un incantesimo che permette solo ai coboldi di passare, tu non sei un ognomo, sei un coboldo. Io passo. Okay. Se c'è qualcosa che uccide tutti i coboldi, tu muori. Ok. Allora, siccome io poi sto imparando da lui a fare questi rituali, perché non so niente di religioni, mi sto facendo insegnare a lui. Sei fottuto. Quando finisce il battesimo, io gli lancio una dose di cafferano addosso. E ti do un'azione estra, ma non smetti di parlare per mezz'ora. Oh mamma. Ok. Tu vedi che mentre dici questo tu ti alzi un po' preso, guardi la mazza che si sta lievemente spegnendo e vedi, ti lancia questa polvere giallognola in faccia, inizia a tossire. Esatto. E tempo 2 secondi sei completamente fatto. Oh, ma che bello. Hai immediatamente un'azione extra perché ti senti rapidissimo. Sì. Vedi tutto che si muove rallentatore. Vedi lui che ritrae la mano col sacchettino. Tipo Quicksilver. Sì, esatto. Metto un ditino dentro il sacchettino e faccio. Nella scena rallentatore si vede. Tu che allunghi cosa. Voi vedete che lui è rapidissimo, quasi non lo vedete. E inizia a leccarsi il dito. La benedizione di Krubal funziona! Vedi che si passa il dito sulle gengive. Sì, però tienilo per i veri comodi. No, dovresti smettere di parlare. Ma cosa? Pensavo funzionasse così il rituale. Buona questa roba. Quanto come siete arrivati? Bello, interessante. Quella lì è l'uscita, però questa entrata qua è molto lunga. Se volete la rifacciamo, avanti indietro. No, è mezzo simpatico. Ah, ok, adesso scaviamo, perché si scava anche in su. Se uno può scavare in giù, scava anche in su. È la stessa cosa, bisogna stare attenti alla gravità, perché con la sabbia che sale, che scende, puoi rischiare che dopo ti... che in bocca! Ok, a tuo posto! eccetera, prima che mi ammazziate fuori dal gioco. Per 10 minuti rimanete tutti allibiti da quanto parla e quasi vi spegne i pensieri. Sì, hai ragione, il caffè non è solo per i coboldi. No, è funzionato così perché è un coboldo lui adesso. Sì. No, io non lo so. Ah, ok. E vedi, dopo 10 minuti che tu che sei, ti riprendi un attimo, perché sei più resistente ai tiri salvezza aumentati da paladino, ti riprendi un attimo della cosa, riesci a calmarlo lievemente, ma quindi lievemente ti tranquillizzi, poi vai avanti ancora. Canticchio. Però tu vedi che davanti a te il tunnel è completamente bloccato. Ah. Mm-hmm. Un momento, qui non doveva essere così. Comincia a girarsi intorno, a guardare. No,
ti rendi anche conto che sopra non c'è sabbia, perché siete scesi parecchio. Mm-hmm. Quindi c'è roccia. Tu non avessi alcun modo di uscire da qui. C'è un passaggio un po' più indietro, però sai dove porta. Dove porta? Il percorso è sempre... porta sempre lì. Mm-hmm. Però ci passa? Passa per il luogo che non viene mai nominato dagli gnomi, dove solo chi è sacro o è in una sacra missione può entrare. Il luogo che è stato preso dagli gnomi malvagi, che hanno fatto loro le famose miniere di Gnomoria. O Gnomoria, nessuno sa mai come si pronuncia. E perché nessuno voi... lo dice mai. Esatto, e quindi per voi sono innominabili. Porca mignoma! Dobbiamo... Era il limite del metallo. Oh, vai, vai. Di qua non si passa. Accidenti. Io mi scrocchio il collo. È stato un imprevisto. Allora, questa mano può essere sabbia o può essere roccia. Stai attento alle tue prossime parole. Di solito è roccia. Conosco la strada. L'hai già detto una volta e siamo arrivati qui. Ne conosco un'altra. Guarda che se finiamo di nuovo in un vicolo cieco, più cieco di questo, questa mano diventa quella di un maestro. Stai guardando una prova di intelligenza. E non diciamo come. Ecco. Mm-hmm. 13, giusto. Tu vedi che questa parte è stata fatta crollare apposta. Ma non manca della roccia di sopra? Non era così l'ultima volta che sono venuto qua? È successo qualcosa? E qui qualcuno l'ha fatta crollare, mi sa. Ma c'è un'altra strada. Non credo che di qui riusciremo a passare. A meno che non ci sia un gnomo gigante che potete chiamare da un momento all'altro. No. Però l'altra strada è... Riportaci su allora. Io so che non conviene. Quanto non sai quanto... che sopra è un suicidio automatico proprio. Però anche l'altro posto non è il migliore. Però è chiaramente più abbordabile rispetto che passare in mezzo a un esercito di demoni. Secondo me non è così male. Quanto vi sembra crollata la parete? Cioè, quanto sembra l'ostruzione? Scavicchi un attimo, sì. Ti sembra bella profonda. Bella profonda, ok. Qui la situazione è un po' critica. Neanche Scrudo ci potrebbe aiutare qui. Forse no. Sì. No. Ma dobbiamo tornare a prenderlo di là, se ce lo devono dare. No, il mini Scrudo con me. Ah, quello piccolo. Non credo. Non credo pure ce la farebbe. Io lo so che qui doveva essere una soluzione rapida, ma ce n'è una comunque migliore che buttarsi tra le braccia dell'esercito dei demoni. Dobbiamo prendere una deviazione e andare nelle miniere dei miei compagni, dei miei consanguigni malvagi, corrotti. Le miniere di Gnomoria. Questo lo dici tu a voce. Sì, sì. Vabbè, sono gnomi. Che male potranno fare? Ma che città è Gnomoria? Qua, qua, qua. No, no, quello è! È la Gnomoria con i pua! Ma che gusti di merda! E gnomi! Ma... sono vicini agli elfi, gli gnomi, sì. Sono sì. Adottati, eh! Non sono miei proprio parenti. Quindi ste miniere, adesso mi stai facendo sbagliare. C'è una comunione di... Mi sa che la cerimonia è andata in due sensi. Beh, seguitemi, non sono poi così lontani, ma dobbiamo muoverci gnomi. Mi acquatto per fare il gesto della furtività. Ok. Ottimo. Di furtività, giusto per vedere quanto fai. 16. Minchia. Stealth. Sì, stealth. 17. Si muove abbastanza furtivo, tornando indietro. Fumble! Di furtività. Ok. Cade addosso. Aio! Cosa fai? Perché non è possibile nascondersi così male, devi fare qualcosa. Mi pesta la coda. No. Il problema è che ripassiamo dove prima siamo passati, quando lui ha gettato il cafferano. C'era ancora nell'aria. Io stavo proprio andando a respiri molto ampi, molto... Anche incazzato stai pensando a Elfagor. Quindi inalo tutto quel cafferano che è rimasto nell'aria da prima e inizio a intonare lo yodel di Krubal, che è il canto sacro di Krubal. Ok. Io guardo gli altri due. Ma cosa stai facendo?
Cuba! Al volume più alto che riesco a fare. Lui inizia a strillare sotto. Ma voi ragazzi, cosa sta facendo il portamento? C'è una cosa sacra, lui fa le cose sacre. Cose sacre sono cazzi suoi. Io, fai silenzio. Io? E o canta anche tu, Ruba! Non provare ad intrattenere, visto che tanto sto facendo casino. 10. Dai, è il vantaggio perché è per i coboldi, per lui no. 21. Per lui è 7. È perfetto lo yodel di Krubal. Perfetto, come non avete sentito mai neanche in tenda. Sai, gargarismi. Non ci sono le chiese. Per te è una cosa straziante. Ma cosa? Beh no, comunque 7 più. 7 più 3 è 10. Ah no, è ascoltabile, insomma. Non è il tuo genere. Ok, ok. Apprezzi il tipo, ma non è proprio il tuo genere. Anche perché poi è una nota sola, dritta, tutto il tempo. E tra l'altro quando arrivate finalmente al punto dove lui esce dalla cosa, che tu hai finito lo yodel, un Donald ti fa un piccolo applauso. È arrivato un altro tunnel che era semi nascosto. Vedete che appena prosegue parecchio più in basso, si inclina di parecchio, quasi in verticale. Non è proprio verticale, adesso mi sfuggono i gradi, ma sarà una 25 gradi, 30 gradi. No, non parecchio parla, giù, no. 80. 90 è un muro. Su, 80 giù. 80 negativi, vai. E di fianco, proprio all'ingresso, ci sono due pali con due teste di gnomi attaccate sopra. Tu riconosci due della tua tribù. Che mancavano da qualche mese. Memole e... David. Lo riconosci lui assolutamente perché era famoso, era chiamato Red Hat perché aveva un cappello rosso. E diamo questa parte della canzone fermo. Sono qui da probabilmente quasi quel mesetto. E sono messe lì come annuncio perché qui inizia il territorio dove voi non vi avventurate. Già fino al deserto, quella parte di deserto dove avete beccato loro è quasi al limitare delle vostre terre. Perché voi siete una piccola tribù di una cinquantina di gnomi, quelli sono migliaia. Ci sono tutta la razza degli gnomi è malvagia. Poi si accoppiano come gnomi. Le mignome, perché sennò... mignome. Mignome, fitto così. C'è ancora molto perché sennò inizio con il secondo verso. No! Ho letto un romanzo dove c'erano dei cosini bassi con dei piedi pelosi che si finivano dentro delle miniere e uno faceva solo cadere un piccolo sassolino e venivano presi di mira da degli orchi. C'è la scheda di Gianni? Sì. E vabbè, noi non abbiamo peli, no? È vero. Io sono un po' impanicato perché no. Sta cantando la canzone del tuo migliore amico David. Conosci? Conosci quella canzone? Beh, è una canzone d'osteria. Infatti ma l'ha inventata lui. Era un famoso gnomo un bardo. Si vede che andava all'osteria. Beh, può darci che abbia avuto più successo di quanto non pensasse lui la canzone. Ma dai. Non so se l'ha scritto, ma il patrono di Genio era stupido idiota? Sì. Ah, ok. Ma sì, favore del mio patrono, ok. Ma... vedete Undonal che si ferma un secondo e fa... alza la mano, voi sapete su queste cose, ogni tanto ci prende. Ogni tanto. È un po' come Paolo Fox. Sì. Ogni tanto. Per la legge dei grandi numeri. Sento per il capricorno. Una brutta sensazione qui sotto. Procediamo con cautela. Bravo. Sento che questo posto non ha mai visto una scintilla. Ok. Quindi non accendiamo fuochi? No, accendiamo. Quindi è buio. Vabbè, ci vediamo al buio. Sì. Ma non so come dire. Ci deve puzzare la vita? Non lo so, mi tremano le mani. Devi picchiare qualcuno. Forse. Hai detto tremano, non formicolano. Vabbè, che differenza fa? È sempre qualcosa di così. Ma vedi che anch'io tremo spesso. Infatti vedi un sacco. Ragione. Ha ragione. Te l'ho detto che è il più studiato. Quando ragiona ragione. Seguiamo, ma stiamo attenti. Io faccio di gomito con Udonal. Udonal. Ma i tuoi amici non hanno paura di niente? Eh? La, vo-
vostra banda. Io sono... Non usare parole grosse se non sai cosa vogliono dire. Hai ragione. Ma io sono considerato... Non sono amici, sono cugini. I tuoi cugini, va bene. Sono considerato un guerriero senza macchie, senza paura, un paladino, eccetera. Parliamo di macchie! I paladini siamo pochi e contati, eh? Giusto. Comunque un guerriero con onore e senza paura, ma loro vanno avanti come se non ci fosse nulla che potesse intimorire. Perché dici loro? È giusto! Voi! Mica ci possiamo fermare solo perché trema un po' la mano! Si avvisa, perché così almeno siamo più pronti a ammazzarli di più. Ho fame! Beh, mi sembra... poi lui ha fame! Prendigli una... razione! Si copre lo zaino! Tanto capitano ormai... Oh, con il gatto di quando siamo partiti! E allora non lamentate e mangia, no? Ma no, è che ti fa... No, io me l'ho ricordato! Ti finisce tutto sulla coda, però! ma me lo picchia più forte! Quindi... La coda? Sì! Ma come, usa per come procediamo? Scendiamo con cautela, però! Dipende in che situazioni! Ah! Allora! Giovani, andiamo avanti! Seguitemi, seguitemi! Vado avanti, piano. Ma la sai la strada? Sì! Suppongo di sì. Fate una prova di destrezza tutti mentre scendete molto inclinati. Basta che non fate bassissimo. 11. 10. Posto. Tu? 12. Fumble. No, 12. Ah, ok. Ci hai fatto tremare. 10. Ogni tanto. Sì, ogni tanto scivolate. Ma riuscite a proseguire questa discesa. Vedete che il tunnel, compresa la discesa, sempre parecchio ripida. Sarete scesi di almeno una cinquantina di metri. Diventa lievemente più leggera la discesa e inizia a girare su se stessa il cunicolo. Vi rendete conto che dopo un'altra cinquantina di metri che scendete, ogni tanto vedete altre teste di gnomi, simboli sui muri. Tu riconosci chiaramente alcuni simboli demoniaci, alcuni posti qui sono stati non consacrati, ma sono stati fatti degli affreschi per onorare i signori dei demoni. Tu ti senti sempre più a tuo meno a tuo agio, oppure più, perché sei stupido, più a tuo disagio mentre scendi. Vi rendete conto che dopo quest'altra cinquantina di metri probabilmente siete sempre nello stesso punto di cui siete scesi, perché sta effettivamente girando su se stesso come un cavatappi. E non vorrei fare il rompicoglioni di turno, ma oltre a scendere, perché da che ti conosciamo scendiamo, noi volevamo andare dritti. Comincio ad avere qualche dubbio, però ormai siamo qua. Tra un po' andremo direttamente dai demoni nell'abisso. A questo punto facciamo prima, saltiamo un passaggio e andiamo direttamente dai demoni. Tanto la direzione è quella. No, no, vi assicuro che così potrebbe essere un vantaggio. E infatti, anzi, adesso ci porterai di sotto. D'accordo. Tanto ci scende. E dopo un'altra decina di metri c'è un corridoio che va dritto e risale un po'. Ma che cazzo! Stiamo scendendo perché l'ho deciso io, però. Sì. Cioè, e adesso si sale un po'. Ma perché poi dall'altra parte si scende di più? Giustamente, credo. Giusto. Noi vogliamo salire. Ricorda che sta mano può essere roccia. Ecco, può essere schiaffi. Non l'ha detto nessuno, schiaffi. No, 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 ha detto proprio roccia. Roccia. Dopo un po' il cunicolo si allarga. Inizia a vedersi alcuni strumenti, ci sono alcuni carrelli rotti, tipo quelli da minatori, picconi arrugginiti e buttati da un angolo, ci sono alcune aperture in questo unico cunicolo, come se avessero cercato di scavare un po', poi si sono fermati delle impalcature per reggere il cunicolo, fatte alla bene e meglio, nonostante voi sappiate che più o meno gli gnomi sono abbastanza famosi come inventori. Proseguite e il cunicolo si allarga e c'è un... grosse travi di legno che tengono l'ingresso di questa grossa caverna che si apre. Riuscite a vedere in parte il soffitto perché c'è al centro un'enorme pietra con un grosso masso e per il resto è caverna, ci sono alcune stalattiti, stalagmiti, ma non sembra miniera, ci sono alcuni attrezzi, strumenti. È una stanza circolare con due cunicoli che escono dalle parti opposte. Io la strada la conosco abbastanza bene. Tu sai che qui siete dentro? E sai che verso destra si va verso la caverna più grossa che c'è nella miniera, dove ci vivevano un tempo gli gnomi quando avevano ancora delle case prima di diventare demoni. Ok. E in più ci sono varie altre stanze più che stanze, altre caverne che alcune scavate per prendere il minerale, per allargare la miniera un tempo che era
come si dice, attiva. Ok. Adesso sì. È più un covo di gran parte degli gnomi. Okay. Quelli che non riescono neanche a stare. Quelli che non riescono neanche a stare nell'esercito perché sono troppo selvaggi e cattivi. Perché gli gnomi sono tra i più cattivi insieme agli halfling. Ok. Più selvaggi, diciamo. E quindi quelli più violenti vengono tenuti qui. Quindi so che andando a destra, perché hai detto che sono due strade, destra e sinistra. Sinistra invece va in una caverna da cui ogni tanto vi avventuravate con alcuni della tua tribù per raccogliere dei grossi funghi luminosi che usavate per illuminare sottoterra. È una grossa caverna dei funghi, la chiamate appunto caverna dei funghi, e c'è un'enorme cascata, per quello è anche un po'... C'è anche il monumento ai funghetti. Divorati da... ho orientamento a sufficienza per capire da che parte devo prendere per arrivare nell'accampamento o... Nell'accampamento più o meno tu hai un'idea di questa mappa, perché tu sei arrivato al massimo fino a qua. Ok. Sai che molto l'uscita... bello questo in radio, sì, questa infatti, mappa, no, no, solo lui la sa. Ok. Covo dei gnomi, c'è poco da scherzare. Comunque praticamente l'uscita è dalla parte opposta della miniera. Okay. Però una volta raggiunti lì c'è probabilmente un'altra salita, perché io non, cioè, più o meno è lì. Penso di poterci arrivare sia passando dalla sala grande che... No, dalla sala a sinistra dei funghi non c'è uscita. Non c'è uscita. E i funghi servono solo per illuminare. Sì, c'è anche una fonte d'acqua se vi potesse servire. Grazie. Dunque, la strada adesso a destra. Dovremmo andare a destra, in una sala molto grande, ma saremmo probabilmente bersagli facili. Quindi dobbiamo muoverci silenziosamente. Dall'altra parte ci sono dei funghi luminosi per poterci indicare il cammino, ma potrebbero diventare bersagli ancora più facili. Ok, tornerò allora allo yodel di difesa. No, aspetta! Bisognerebbe fare silenzio, qua sono gnomi che hanno fatto fuori tutta la nostra tribù e... Non deve essere stato troppo difficile. Beh, non è stato neanche... Perché non hai mai visto un coboldo all'opera? Esatto. Guarda, io sì. C'era il... Cantava? Figaroldo. Non quell'opera. Che tra l'altro non so cosa sia. Sta venendo fuori il barbaro più fifone della storia. Ma confronto con i coboldi. Esatto, aspetta, aspetta. Coboldi, anche Conan il barbaro è fifone. Comunque io opterei per il buio. Allora, possiamo andare direttamente a destra. Ah, aspetta, gli gnomi ci vedono al buio? Sì. E allora che differenza fa? Ci vedranno lo stesso. Mi dà fastidio la luce negli occhi, tutto sto buio, poi mi spari dei funghi in un occhio. Voi ci vedete al buio? Sì, no, guarda, sono due ore che giriamo qui al buio, sentiamo soltanto la tua puzza, esatto, io. L'unica differenza di essere totalmente al buio, che però magari ai coboldi non ne frega niente, ma c'è in quinta. Comunque nel buio voi vedete come dim light, quindi tutte le prove di percezione, i tiri a distanza, avete lo svantaggio. Sì, anche gli gnomi. Sì, però comunque anche alle creature con scuro visione in quinta conviene portarsi una torcia. Sì, no, ok. Perché però, non c'è le penalità. Però siamo pari, cioè sì, sì, non sì. Ci vediamo noi, non ci vedono neanche loro. Chiaro. Effettivamente. Beh. Mentre dall'altra parte c'è i funghetti luminosi, vado a fare un attimino di tattica, i funghetti luminosi ci illuminano da vicino, loro che sono lontani ci vedono... Grazie, esatto. Anche no. Cioè... Esatto, ma sì. Era un'idea. Era un'idea sbagliata. Oh, master, cazzo dici? Come minimo quando arriviamo su c'è capitano che ti aspetta di così. Capitano ha attraversato tutto l'esercito. Ci ha messo mezz'ora, mi ha sbagliato un cazzo. Esatto. Beh, allora... Attraversato, mica a piede, è salito sul primo carretto che c'era così, si è appoggiato e l'hanno trasportato esattamente da dove uscirei tu se sopravvivi. Ovvio. Esatto. E se non sopravvivi ne prenderà un altro a caso e si ritroverà da compagni amorosi. Beh, allora... Guarda che versare la mano del capo, ci vuole tecnica. È questione di polso. Ho capito. Non mi sembra il momento di parlare di bere. A destra c'è la sala, molto grande. Dobbiamo muoverci sul fianco e cercare di essere più silenziosi possibile per non farci sentire. Non sarà facile muoverci sul fianco, faccio le due armi. Però se dici che è più facile, mi fido.
Non so quanto più silenzioso sarò rotolando con l'armatura, però. Questi gnomi non sono molto bravi con le parole. No. Non si capisce niente. Ma neanche con le tattiche, sul mi pare. Sul fianco della fiancata della sala affiancheggiante. Quella. Mi sta a non capire. Ho un'ottima idea, noi andiamo dritti. Ecco, bravo. Ma c'è un muro dritti, proprio a destra. Dritti di lì. Ok. Mi state sfiancando. Ma andiamo. Non ti hai fatto niente. Ah, vabbè, sei storpio, giusto? Andiamo, andiamo. Oh. Tanto per non saperne leggere né scrivere, tiro fuori la clamona. Ok. Di sicuro, beh, sai leggere, cioè ti sei scritto una roba addosso. È vero. No, no, sì. Il problema è che ha fatto degli scarabocchi. Adesso che sono agitato, sei tutto sudato, quindi non riesco più a parlare. Arrivate, proseguendo un corridoio un po' tortuoso, dopo un altro paio di minuti, davanti a una grossa porta di metallo incassata tra i muri di questo corridoio. Vedete che davanti alla porta ci sono come delle anfore, la faccia di un gnomo incisa sulla porta, e non riuscite ancora a capire cosa ci sia scritto, ma ci sono delle scritte in gnomico, gnomesco. Siete a una decina di metri. È metallo. Non necessariamente. Questa mano non vado a leggere. Soprattutto se quella porta è chiusa. È vero. Vado a leggere le anfore. Ti avvicini e vedi che c'è scritto: noi gnomi siamo i più intelligenti, se sei gnomo passa. E ci sono. Solo lo gnomo penitente potrà passare. Vedi che in mezzo alla faccia c'è un buco e vedi che c'è della sabbia in una ciotola. Probabilmente, fatemi tutta una prova di intelligenza. Buona. Sicuro? Quindi c'è sì. Un'anfora con una stellina delle anfore. No, nella bocca c'è una piccola ciotolina con della sabbia. Ah, ok. Sono riuscito a fare 16 pure io. 20 di dado. Io ho fatto 6. 20 di dado. 20 di dado. Io ho fatto 6 in più. Tu pensi che probabilmente quella sabbia serva per scriverci sopra col dito? Tu sei sicuro perché sai che gli gnomi utilizzavano alcuni di questi meccanismi perché si reputano la razza più intelligente di tutto il mondo. Sbagliando. Sì. Vedi che ci sono queste anfore, sono alcune ripiene d'acqua a diversi livelli. Sono 5 anfore. Più o meno alternati, tipo la prima è quasi vuota, la seconda è un po' più piena, fino all'ultima. Sempre ci sono delle tacche e dei numeri, sembrano quasi completamente scritti a caso, intorno su tutta l'anfora. Mm-hmm. E la porta vedi che è di solito metallo. E invece la scritta è sulla porta? Sì. Forse bisogna travasare l'acqua, in un qualche modo. Tanto per investigare. Veniamo sempre peggio qua, eh? Sì, di sì. 10. 11. 17. 17. Voi due vi sembra di vedere una piccola rientranza nel muro sulla destra. Andate a vedere, loro vi raggiungono e insieme riuscite a trovare un'altra scritta incisa nel muro in gnomesco e scritta molto leggera. Quella che potrebbe essere un indizio sulla soluzione che potrebbe essere, per capire, c'è scritto okay. Conta le anfore. Ok, le anfore sono 5. Sì. Sulle anfore ci sono i livelli fino a 5? Ci sono vari livelli da quasi vuota fino a piena completa. Un quinto per ognuna praticamente. In più dell'altra. Quindi c'è vuota, un quinto, due quinti, tre quinti, quattro quinti. No, c'è un quinto, due quinti, tre quinti, quattro quinti. E il pieno. Ok. Le anfore sono 5. Sì, quindi sai contare? È più delle mie dita. Ci sono 3. Sono 3. La sabbia dov'era? Dentro la dentro bocca. La bocca. Che era sulla porta? Sì. Provo a scrivere 5 col dito sulla sabbia. E vai! Esulta la porta di io guardo Sir. Undola sta guardando lo gnomo. Vabbè, lo sapevo anch'io. Sì, infatti, l'aveva detto, sai contare. Ma che cazzo? Ma sono degli imbecilli! Ehi! Sì. Ah, ok! Sono gnomi! Ma mi ero preoccupato per un istante. Sai quel detto che si dice, no? Come faccio a dire scemo senza dire scemo, gnomo? Ah! Esatto. Oh. È un po' come faccio a dire brutti senza dire brutti, no? Già l'ho detto, no? Gnomi! Ah, ok.
Agnobi, perché ci sono in più. Andiamo avanti. Gli gnomi li puoi offendere, tanto ci incazzano. 5-6 metri più avanti il cunicolo si allarga in quella che tu sai essere un'enorme stanza. Sarà almeno una trentina di metri di raggio. Al centro c'è una specie di circolo di quei grossi massi che avete visto anche nell'altra stanza. Un laghetto sulla destra, abbastanza piccolo, una decina di metri. E svariate uscite che escono dal... Questa doveva essere la palestra, c'è la piscina? Oh, forse. E vi sembra di vedere alcuni movimenti. Un bagno stanza. Comune! O forse questi invece di essere quelli del fuoco sacro sono quelli dell'acqua sacra. Ah, ancora! Basta! Una prova di percezione. Aia. Oh, yeah. Con svantaggio? No, perché uditiva. 15, perché comunque ho meno 18. 15. 18. Tu che tre, soprattutto tu che riconosci quel piccolo vociare fastidioso che è uguale ai vostri, però per voi è completamente diverso. Vabbè. Venire da vari punti della stanza. Qualcosa che batte, tipo che sbatte con i denti su un osso. Insieme ai suoi amici. Non c'entrano niente con te, per te è un'offesa, no, se ti dicono che suoni come... No, questi sono gnomi, noi siamo gnomi, è un'altra cosa. Lasciate fare a me. È meglio, perché questo se no lo disintegro. Gnomi, unitevi. No, 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 separatevi. Andateognuno per la vostra strada, perché questa mano può essere sabbia o può essere roccia. E finora è stata in tasca. Quindi non sapete cosa potrà essere? Scappate finché siete in tempo! Sentito. Si fermano. Visto, ha funzionato. Ma avevamo proprio bisogno di parlargli! Beh sì, tanto sapevano che eravamo qua. Ah sì? E beh, abbiamo aperto la porta. Ma non ci ho sentito cicalino. Ma in genere... Cosa? Le porte fanno rumore, no? Sì, anche perché la porta sta ancora facendo rumore perché una delle due ante non è riuscita a rientrare nel muro. Quindi continua a fare... Maledetta tecnologia gnomesca! Questi gnomi non sono mica capaci di costruire le cose come fanno i gnomi. Voi vedete in capanne, però. Sì. Ma le porte si aprono bene! Io ci sono! E mentre ridete tutti mi tirate l'iniziativa. E mentre ridete tutti c'è un quarto gnomo che ride. E ti salta per darti un mozzico. E salta per darti un mozzico di un braccio. Fumble! Hey! 19. Quando contano anche i dadi di Lady of the Lake. Non quanto tu? 19. 19. Scatta anche tu? 4. Chi inizia prima di voi due? Faccia iniziare un 9. Ti pare. Ah, ok. Al. Allora. 19, aspetta tu. Simon. 6. Vabbè, dai, meglio. Cosa vuoi ridere? 7? 6. Va bene, 7, 6. Donal 3. Ah, però anche lui. Allora, Gnomi 1. Minchia. 20. Però è quello che ti è saltato. Giusto. Il mozzicante sulla spalla che hai... E ti do un mozzico. Un altro gnomo 21, quindi un altro. E 20. Non è che c'erano quattro di sorpresa, che eravamo facci cazzi nostri. Perché Roberto, non essendo il giocatore, si sta rifacendo tutte le iniziative andate male. Quindi vabbè, sentite altre due risate provenire dalle tenebre. E voi sentite e qualcuno cerca di morderti su un braccio. Ok. No. 14. Prende la 7. È armatura tu? No. Non credo. Senti, indurisci il muscolo mentre senti dei denti affilati, perché tu sai che loro se li affilano. Ah, giusto. E che ti cercano di mordicchiare la spalla, però per adesso è solo un fastidio. Ok. Non riescono a perforare la pelle. Io mi posso far male con la mia mazza. Sì, però ti rimane attaccato al braccio. E se tu ti sposti, saltella e cerca di rimanere attaccato. L'altro gnomo, vediamo su chi va. Dio il dado è possibile. No, siete 4-5. Una volta 10. Vabbè, in 4, sì, dai. Lo teniamo buono. 1 su di te.
E due su di te. Perfetto. Sei appetitoso. Uno cerca di saltarti a un polpaccio e morderti. Ok. No. La 7. No. Ti sta mordendo tua armatura, giusto? No, niente. Io anche a te. No, a te ti sta mordendo il l'ammonitura del polpaccio. No, gli ho lanciato un pezzo di gatto. Il gatto che ti ha legato la. Quello è stato masticato. L'altro invece cerca di morderti sulla schiena. Oh, fumble. Cerca di morderti sulla schiena e si incastra sulla tunica. Tu ti giri un attimo e vedi che ti rimane veramente appeso con le braccia. È lui in grapple. Cioè, praticamente si è autograppolato a te. C'ha movimento a zero, ma ti sta attaccando alla schiena. Mi ricordo un po' la iena del Re Leone che si morde la zappa. Al. Allora, io visto che ho accumulato ore e ore di rabbia esatto, e vedo finalmente le cause delle mie sofferenze, vado in ira, sfodero la vedete di nuovo quella specie di fenditura nel legno e la sua mazza di legno prende fuoco. Faccio staccati denti a punta, va bene, e ti tiro una mazzata. Tuo, vai, l'hai preso, e gli sbatti, lascia, vedete una fiammata che divampa. In quel momento quello che ha che è attaccato su di te, che ti sta venendo da dietro, fa un salto all'indietro spaventato e ti lascia perché è spaventato dal fuoco. 14 danni più 2 da fuoco. Cazzo, è il primo attacco che va così, no? Dopo gli altri sono normali, si porta un attacco solo. No, ogni round ancora così. Ma continua? Sì, ogni round c'è un attacco. Ma c'è ancora la versione extra il cafferano? No, giusto, è vero, è vero. Sì, sì, sì. Ma pensavo che tenesse da parte. Tu vedi che l'ha preso, si è staccato, ha la faccia mezza bruciata. E cerca di riagguantarti per morderti. Scat. Scat è rimasto un attimo paralizzato perché. Quando ha riso anche quello, sono un filo. No, non tanto spaventato, ma per un. Però a quel punto è come se la molla si liberasse e colpisco quello di Krukato. Ok, uno ce l'ha di fianco. No, quello che è dentro il mantello. Ok, quello che si è incastrato. Sì, quello che si è incastrato completamente. Mi parto tipo a molla ogni singolo colpo staccato dall'altro. come se fossi una delle figurine in stop motion. Ok. E gli faccio un Fury Blow. Vai. Qualcuno mi ricorda di vedere quante ne tiro, 1, 2, 3. Inizia a tirarne uno. 20 un critico. Poi il secondo che non è ancora in teoria usato Fury of Blows perché puoi fare già due attacchi. Sì, esatto. E poi vedi se ti serve, magari tieni il key. 10, 20. Vedi tu. Hai fatto un critico e un 20. Se vuoi farne un altro attacco, usi il key, se no puoi stare a posto così. Come per te. Puoi fare anche un altro, C'è l'altro accanto, comunque ci sono saltati. Allora tira i danni. Tira anche il terzo per colpire. E questo invece è 14. 14 mancato. Cazzo. Però l'altro gli dai due colpi. Ta, ta. Uno è un critico. Picchia. 10. Due dadi. 6. E 6, 12 più 4. 16. Tira il secondo. 16. 21 in tutto. Vedi che rimane attaccato perché è incastrato con i denti sulla sua tunica. Però è completamente maciato, gli è quasi sfondato dal cranio. E si lamenta. Però non c'ha una mascella rotta. Krukatog. Tu senti che ha mollato la presa, ma è ancora incastrato con i denti sulla tua tunica. Cioè, probabilmente in questo momento la tunica. E uno sta cercando di morderti il polpaccio. E vedi che sta in realtà mangiando il gatto. Infatti io lancio comando su quello lì. Lascia il gatto! Di solito è una parola sola, ma vabbè, in compenso lo puoi dire. Lascia il gatto è accessorio. Ok, ho un tiro salvezza, giusto? Sì. Su. E volo. Meno 2. 7. Lascia il gatto. E si dovrà ritrarre. No, no, lascia il gatto. Mi riprendo il gatto. Okay. Il mio gatto. Un donale. Fai una prova di percezione. Un donale.
No. Ok, inizia a mangiare il gatto. Fatti la salvezza sulla costituzione. Bello. C'ha un sapore un po' strano. E guardandolo bene attentamente, sei completamente al buio, quindi... Ah no, sei acceso, c'è la cosa infuocata. Quindi vedi che c'è un liquido verdastro di fianco a dove è stato morso dal... dallo gnomo. E sei avvelenato. Che cazzo? Che schifo! Per... due rap. Ok. Che fai? Hai lo svantaggio su tutti i tiri per colpire le prove di abilità. Va bene, che schifo. Tanto dico cattivo. Tu ricordati che una volta... che fai una prova di abilità hai un dado da 4 in più quando vuoi, una volta sola in abilità, in un'abilità. Sir Calibur, Sir tu Calibur. Vedi intanto, allora, uno è attaccato al suo mantello, l'altro gli stava modendo il polpaccio del gatto, l'altro è attaccato alla sua spalla, sta cercando di riattaccarsi alla sua spalla per morderlo, e ti sembra di vedere nelle tenebre al di fuori della fiaccola che lui sta generando altre piccole figure che si muovono e senti. Maledetti. E la scena è proprio tipo Gandalf col bastone acceso con i goblin che arrivano perché ti sembrano numerosi. Ok. Allora io sfodero la mia mazza ferrata. Anzi, la Morningstar. Guardo Alka-Seltzer e gli dico: bella quella cosa della fiamma, ma si fa così. E mi giro verso il più vicino che ho, non mi interessa quale sia. Puoi scegliere tra uno abbastanza ferito e uno intonso, di quelli che sono in mezzo a voi. E urlando alla sala, urlo: vi ho detto che la mano poteva essere roccia, ma la mazza può essere fuoco! E lancio Searing Smite. Ok, come azione bonus. Come azione bonus. Pff, anche la sua... mazza, sua Morningstar si infiamma di fuoco, è lievemente diverso dal tuo, il suo emette più luce e sembra meno calore, però sembra più vibrante come luce. E il fuoco brucia qualunque cosa. Si illumina per un istante una decina di metri della stanza e ti sembra ci siano un'altra ventina di gnomi che, presi dalla luce, prendono e si nascondono dietro le enormi pietre spaventati. Okay. Però a breve potrebbero tornare. Ok, poi vediamo quando e, provo a colpire il tipo. Quello sanno, dai. La seconda, i danni che gli fai sono la tua prova di intimidire, per vedere quanto tempo quelli lì iniziano a pensarci a lanciarsi tutti su di voi. Perché se fossero molto intelligenti si lanciano in 20, li fanno a pezzi, ma non sono per niente intelligenti. La 14 hai detto che non lo prendo, vero? 14 no al pelo. Vabbè, rimani lì a bruciare. Vabbè, dopo quando lo fai, adesso poi si sposteranno. Gnomo 2, che è quello che ha preso più schiaffi, che è quindi quello su di te, mi sa. Sì, vabbè, oddio, sono andati tutti su di te. Prova a morderti. Ma 12 ha? 12? Ti prende. Ti fa 3 danni. Stronzo. E... senti immediatamente che i buchettini che ti ha fatto col morso, perché comunque sono piccoli, è un piccolo morso, inizia a bruciare la ferita. Non è un problema per te perché sei già avvelenato, però. L'altro gnomo, quello intonso, si gira verso di te. Però puoi intimidire per sfizio. Intimidire ho più 5. 19 più 5, 24. Meno che non faccio 20. Minchia. No. Vedi, fa. Dai, vieni qua, vieni, e gli allungo la mazza davanti. Vuoi fuoco? Ti spacco la faccia, idiota. Scusa, imbecille, idiota, una bella parola. Si sposta e cerca di saltare addosso allo gnomo. Però è un attacco d'opportunità, se vuoi. È ottimo, non è che c'è una scelta. La reazione, la 18. 18 preso. Spum, gli sbatti la mazza sulla schiena e puff, un'esplosione di fiamme. Allora, sono 5 di mazzata. Ok. Più uno di fiamme, però finché non finisce l'incantesimo, che dura un minuto, deve fare un tiro di costituzione per spegnersi. Quindi sono 6 alla fine. Sono 6 e sta bruciando. Faccio una prova per loro di morale. Hanno un meno 2, quindi 8 o più. Se no agiscono normalmente tutti. 13, per questo round agiscono. L'altro gnomo invece cerca di continuare a mordere te.
Devo cambiare dadi. Ah! Perché sono i miei dadi. Sì. Prima sulle iniziative 40. Poi quando serve. Lo tieni a mordere la mazza. Prende fuoco la faccia. Si sposta. E sta al. Vado. Allora, per pura spettacolarità, provo di fare con la mazza come ha fatto Orco il martello. Un salto e a due mani smazzolargli la mazza. Reckless. Sì, sì, giusto. Ah, inizia a girare la mazza, poi salta. Ah, tira. Bada boom. 9. 15. Preso. Con Reckless non mi ricordo. Hai il vantaggio. Hai il vantaggio. Ah, ok. Vabbè, posso tirare. Se fai il movimento. 18. No, vabbè. Gli sbatti la mazza in testa, senti. Mentre c'è un'esplosione di fiamme. Che danni. Bella, il massimo che poteva fare. 12 col 12 e 6 col 9 da 6. 26 danni. Per un istante ti sembra che con un potere demoniaco la testa dello gnomo si sia fusa con la tua mazza e te la stia rubando. Poi ti rendi conto che non c'è la testa dello gnomo. E il moncherino carbonizzato del collo si accascia per terra. E questa è la fine che farete tutti! Ferro e intimidire. No. 4 più 4. E questa è la fine che farete tutti! Scatter! Vedi che si arrabbiano. Ok. Maledetti zozzi animali! Che ce n'è ancora uno che sta cercando di mordere lui. Anzi no, che gli sta mordendo il polpaccio a lui. Aio. E uno in fiamme. E uno in fiamme che sta scappando da lui. Quello che sta... Aspetta, però quello che gli ha fatto la tua opportunità non ho fatto il tiro per colpire su di te. Fumble. C'è un'aura di... No, ma devo cambiare dadi! Fumble vedi che inizia a battersi... E prende ancora più fuoco. Sulla mano. No, tira fuori una cosa dalla tasca, la beve e gli prende fuoco la faccia. La butta per terra e esplode in una piccola fiammata perché era pesante di cuore. Il vecchio mare del nano. Sì, il vecchio mare del nano. E c'ha lo svantaggio sul tiro salvezza per spegnersi. Io adesso punto... è tutto parecchio illuminato. Chiaro, sono sempre chiazze in una stanza molto grande. Però è molto figa. Punto a quello che sta mordendo il polpaccio a Krukatog, perché tanto sono lì. Come? È per terra praticamente. Animale, le bestie come te vanno prese, educate e bastonate! E con il tonfa comincia a martellargli addosso. Mentre gli dai il primo colpo, continua a morderlo. Ma basta! Ti devo spruzzare d'acqua! Gnomo in calore! 24. Ne ho capito adesso. E 17. 24 preso, 17 preso. Immagino gli gnomi che segano il nostro 10 e 10. Vedi i dadi Lady of the Lake? La donna, quei danni. Gli dai il primo colpo praticamente tra il collo e la schiena. Senti i rumori di ossa che si spaccano. Cade per terra di pancia. Però vedi che allunga ancora la testa e gli morde i denti. Stivali. Gli spacchi i denti e si accascia per terra morto. Oh! Si accascia per terra gnomo. Si gnoma per terra allora. Si gnoma per terra. Undonal. No, Krukatog, scusa. C'è uno ferito ancora vivo. Ce n'è uno lievemente ferito di fianco a voi in fiamme. E poi ce n'è un altro. E poi ce ne sono una quindicina che si sono nascosti tra le rocce al momento. Ah, vabbè, però su quello ferito gli faccio Toll the Dead. Toll the Dead, ok. Toll the Dead, scusa. Tour of the Dead. Guarda quello ferito, come lo fai? Non so. È una campana. Si sente una campana e inizia a vizzire. E parte lo yodel di Krukatog. E si sono... ti faccio... Ah, ok. Si sente alla fine... Ti lo sapete sulla volontà, giusto? Meno 2. Sì, non lo so. Sulla volontà. 15. Forse no, perché ho 16. Mi sembra difficile. No, 14, sbagliato. E continua a morderti. A cercare di mordere. No, questo qua stava scappando. Continua a cercare di scappare. Undonal. Perché guardi me? Non so. Perché sei tu Undonal in questo momento. Non credo, l'ho mai fatto agire. Eh beh, si stava concentrando. Sì. Da un colpo con la. Contro lo gnomo. Perché ha le bestie, vale. Ma le educate. No. Giusto. Era un tipo 19.
Non educate o... Salta il cerchio di fuoco! Salta il cerchio di fuoco! Sette danni. Cazzo che frusta! E lo guarda e per un istante in quella... Capite? Già sto prendendo fuoco, cazzo! Perché infierite su di me? Sercartur. Sercartur, mentre lo gnomo continua a bruciare, intanto si prenderà i danni da fuoco. Vai. 5 danni. E si accascia per terra morto. Ancora in fiamme. E a questo punto uso presenza conquistatrice e mi faccio avanti per essere il più vicino possibile alla maggior parte degli gnomi che voi intravisto. Quindi okay. Vado avanti a cosa caso fa? Nel buio. E dico, questo è quello che succederà se venite di nuovo vicino a noi. State lontani e non fate nulla. E devono fare tutti quelli entro 9 metri da me un tiro salvezza su volontà o essere spaventati per un minuto. Ok, tira un dado da 20. Il qualsiasi numero sotto il 5 è 5. Quanti ne prendi? 7. Ok, riesci a prendere 6, più o meno metà. Metà. Perché gli altri sono nascosti dietro le rocce. Devono fare un tiro salvezza su? Saggezza. Stardi. E la difficoltà è 13. 16, vabbè, 1. Okay. Madonna. Questo fallito. No. 13. Ah, sì, 13, 13 sì. Riuscito. Dovreste vedere come sta tenendo il contro bene. Lontana. Ne pesi 7? Sì. 6. Uno solo. Ma vedi, quello che ti sta, no, vedi quello che ti sta davanti, ce ne hai tre. Davanti che ti guardano, vedono gli amici morti e tu che gli fai brutto. Ti ringhiano contro e senti uno invece dietro le rocce che fa: ah, io vado! E scappa via. Ringhiano sul fuoco! Voi siete scemi! Bravo, andiamo via! E se ne va. Ha detto giusto? Cicci! Bravo! Hai un dado da 4 di ispirazione se vuoi. Ok, ok. Perché lui ha detto. sta agli gnomi e lo puoi aggiungere quando vuoi entro 10 minuti e poi aggiungere un dado da 4, non tiro che fai. Va bene. Gli altri gnomi, alcuni si. Due si avventano su di te. Gli altri sono ancora lievemente indecisi su cosa fare. Mentre altri due stanno cercando di aggirare, cercando di rimanere nelle tenebre. Vi rendete conto che la luce gli dà molto fastidio. Io ho la 19. Col 3 non prendevano neanche me. Ti danno, perché ti prendono con i morsi. Però sì, ti stanno, io non li evito. Ti stanno mordendo praticamente proprio le parti delle armature più robuste. Perché sai, gli gnomi sono i più intelligenti. E non ti fanno niente. Mentre gli altri tre stanno aggirando. Al. Allora. Io non ho qualcuno che sei davanti. Sono morti tutti. No, quelli vicino a te ce ne ha due, qualche metro più in là, Sir Calibur. Ne hai visti tre che stanno cercando di aggirarvi, però si stanno allontanando dalle tenebre dietro di voi. Ok. E un altro. No, e altri otto sono ancora tra le rocce. No, no, voglio fare una sorta di home run se riesco. E prendo la rincorsa, sempre il Reckless. Prendo la rincorsa e provo di smazzare più forte che posso a 45 gradi per la gittata massima. Uno dei due su di lui per buttarlo oltre le rocce. Esatto, una cosa del genere. Vai! Oh no! Vado. Mentre carica pop 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 pop. 15. Il vantaggio perché il resto. 21. Allora, fai una prova di forza. Bamba. Tira danni. 13 più 2 di fuoco. Minchia. Fai. Lena, vedi lo gnomo che ti guarda intuendo anche perché stai canticchiando po 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 lo carichi. Poi fai po 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 po, lo prendi, lui si indurisce tutto, si intesisce, lo prendi in piena faccia, vedi denti che volano, fiamme che saltano, ma lui rimane fermo, inchiodato, immobile, e ti dà un mozzico e stacca un pezzo della mazza e lo sputa. Con sangue, denti e fiamme che gli stanno cadendo. Maledetto! Vedi che anche lui sembra quasi in ira. Ok. E scat. Scat prova una cosa un po' diversa. Da solito. Scappa. No. No. È memore di quando. Memole? Memole. Insieme a David. Scusate.
però a me moriamo a David. Del periodo di prigione, del lungo periodo di prigionia, quando catturato con tutti i suoi amichetti coboldi era stato sottomesso e torturato a quel bastione gigante di drago. Visto che ci sono tante fiamme in giro, cadaveri, mi ricorda proprio quella scena. Nei tuoi deliri erano coboldi, ma in realtà eri solo tu. Sì, esatto. Coboldo, però. Beh, sì. Ovviamente sì, per me, sai, chiaro, a me sembra il popolo eletto. Quindi... Sì, inizia a vedere, ci sono vari cadaveri in questo momento. Esatto. Allora, a quel punto, classico delirio psicotico, mi immedesimo nel mio torturatore. Soprattutto perché mentre guardi quelli, dopo che lui gli ha tirato la mazzata e c'è stata la vampata, vedi che al centro di quei grossi massi c'è un'enorme pila di cadaveri. E vedi che sono tutti orchi, bugbear, gnoll. Quindi tutta gente civile per bene, innocenti. Allora, comincio ad assumere il confronto. Totale. Sei lì in questo momento, stanno per venire a prenderti. No, stai per andare a prenderli. Stanno per andare a prenderli. Quindi smetto di avere gli scatti e comincio a comportarmi come il drago torturatore. Quindi mi metto a quattro zampe, mi avvicino e c'è il fuoco che esce da uno dei cadaveri. E io faccio passare la faccia in mezzo al fuoco per fare l'effetto della fiammata. Fai una tiratezza sulla costituzione. 13. Prendi un danno da fuoco. Prende fuoco a casa. Però io sei immedesimato. E riesco anche a far cambiare la voce. Non è più qua del coboldo, ma è con quella bassa e profonda di un demone. I am death. Bella. Che cosa hai dici? Eccolo lì. Sto venendo per voi. Dillo. Sono appena distrutto la di prima. Una tonsilla alla volta. Dillo, perché se lo dici bene ti do il vantaggio. Con le fiamme che escono, vai, hai il vantaggio su intimidire. Posso scegliere tra le cose intimidire o performance, perché tanto sono uguali. Intimidire. 20 di danno! Hai il vantaggio. Perché non posso andare. Se fai un altro 20 è ancora meglio. Non è così in quinta edizione, ma... No, però... Per me sì. Per un istante tutti voi vi girate a guardare tra voce e la scena fatta perfettamente, per un istante, ci mette un istante a capire che è un coboldo, anche perché l'ombra ha la mushu proiettata sui pietroni e si vede questa enorme testa di drago, perché comunque stiamo lì più o meno nel silenzio più assoluto si sente mei cognomi. E cognomi? Sì, okay. quello davanti a te è immune in questo momento perché è in ira folle. Gli altri invece fanno un tiro salvezza, quelli che ti vedono hanno lo svantaggio perché hai fatto 20. Però quanto hai fatto in totale? 20 più? 24. Okay. Hanno lo svantaggio quelli che ti vedono, quindi in 5. Quei 3 che si stanno avvicinando e i 2 lì davanti. Gli altri 7 che sono nascosti dietro lo tirano normale. Quindi tiro per i 2 davanti a te. Non ho ferito. Oh, ma tiri! Passato. Da fa paura, no, ho passato. 24 devo fare. Quindi sono il 20. Spaventato. Quei 3, tiro per tutti, spaventati, quindi quei 5, e gli altri 7 tirano normale, solo col 20 tiro 3 e 4. No? E no, e spaventati tutti, perché il drago ne ha presi tanti da loro per torturarli. E poi hai imparato dal migliore, cioè essere calmo. Tu vedi due, tranne quello che è su di lui, vedi che l'altro... Guarda, per un attimo, sono spaventati, non sai per quanto, non credi a lungo, no. Perché prima o poi si accorgeranno della cosa. No, in questo momento credo di non credere. Perché sei veramente quel drago. E quindi sta a Krukatog. Qual è il gruppo più raggruppato? Il gruppo più raggruppato è quello nascosto praticamente, cioè che si sta nascondendo, cercando di prendere via la sorpresa tra i cadaveri al centro del circolo di pietre, i 7 nascosti. Li vedo? Sai dove sono. Bene, allora gli faccio vignola acqua gnomica solida e faccio la palla di neve, lo stormo di palle di neve. Ma hanno bersaglio, hanno un tiro per colpire o è un'esplosione di ad aria? È ad aria, è tipo una palla di mini palla, è una mini palla di fuoco, cioè un tiro salvezza sui riflessi. Quanto prende di raggio? 5 feet, è un metro e mezzo. E infatti l'ho letto su internet, dicevo così. Raggio. È Snillock. Sì. Controlliamo il volo. Non è qua sopra? Credo che forse è su Xanatar. Infatti quello non lo trovo. Ma ce l'abbiamo Xanatar. Ah.
Xanatar. Ho fatto tutti i PG su Xanatar. Smilok, Smilok, Soul Cage, Snare, Kill, Sky. Snowball Swarm. Snillo Snowball Worm. Eccolo qua. Raggio 90 piedi. Ogni creatura in un raggio di 5 piedi da dove è centrata la sfera, quindi 3x3. 5 piedi è? Un metro e mezzo. Quindi 3x3. 2x2. 3x3. No, perché da dove è centrato fai un metro e mezzo per ogni lato. Tu raggio, centri un raggio un metro e mezzo, diametro 3 metri. Diametro 3 metri sono due quadretti. È un quadrato 3x3. Da dove lo centri è un quadrato 3x3. Non sto ragionando in quadretti. Ah, ok, sì, ok. 3 metri, 3 metri fa 3. Mi sono abituato a giocare con la plancia. Sì, da dove okay. Un quadretto ne riesce a prendere un dado da 6-1. Un dado da 6-1. Perché alcuni sono raggruppati, dipende quanto la tiri bene. Riesce a prendere 3. Ok, si sta cagando sotto, quindi. Si sono tutti raggruppati. Guarda Frightened. Se hanno lo svantaggio, non credo abbia lo svantaggio se ti risalvezza. No, anche salvezza contro sicurezza. Controllo, ma intanto è sulla destrezza. Destrezza 3 dadi da 6 di danno. Te lo tiro per tutti. Sì. 2. Fallito, indipendentemente da se hanno lo svantaggio o no. Svantaggio su ability check e attack roll contro mentre vedono la fonte della sul loro paura. 12 danni. Mi hanno rosicchiato col polpaccio, fa culo. Voi vedete, sentite lui che mormora alcune parole, si accende di fiamme. Che è quello. Ti viene istintivo. Non ci puoi mai! Ti viene istintivo per spegnerlo. Ho già congelato l'acqua! Vedi che si infiamma, allunga la mano mormorando alcune parole arcane. E si inizia a formare dei cristalli di ghiaccio nella mano. Che poi partono. E vi immaginate per un secondo. Si senta un'esplosione quasi. Voi quello che sentite è. Mentre vedete un cumulo di neve si spande in quella zona. Ma... e vedi. Tre di questi signori che fanno. Come a battere i denti per il freddo? Gnom benedetti alla cobolda! Se c'è qualcosa che odiano più del fuoco è l'acqua. Perfetto. Cos'è che non odiano? Anche l'aria. Scat. Crutacato Undonal. Undonal tira un'altra frustata. È quello già in fiamme? Quello già in fiamme. Che sta soffrendo. E lo terremo vivo a lungo apposta. Un donale è una mistress. Sì, è probabile. Lo manca però. E Sir Calibur. Prende danni da fuoco. 6 danni da fuoco. Questo è quello che. Che era stato colpito dalla frusta e che finito. Era in fiamme. Che era povero! Anche lui si accascia a terra. E anche quello che sta sopravvivendo di più. Infiammato. E guardo quelli che sono davanti a me. Gli quanto dico, dura Sirius Smite? Un minuto. Sai, tipo 3 round. Io dovevo essere alla Hawaii. Guardo quelli davanti a me. Guardo la mazza. La appoggio per terra. E adesso conoscerete l'ira del vero strumento di Krubal. E prendo la fionda. E con la fionda. A quale? Uno a caso, di quelli davanti. Davanti c'è solo uno che sta guardando lui incarognito. E allora lui. Prendo la 18. Preso. Faccio 6 danni. Di sasso in testa. Vedete la scena che è successa a questo gnomo, poverino, no. A questo povero gnomo. Cominciano a fare. Ha cercato di mordicchiarti. Poi tu, questo qui è quello di due che sono venuti per attaccare lui. Tu l'hai inseguito e hai cercato di fare l'home run prendendo. Gli hai spaccato tutti i denti, ti ha guardato incalognito con ancora un pezzo della tua mazza in bocca. Ha fatto. In quel momento è arrivata una palla di ferro sul naso. E vedi che ti guarda e fa. Non ha sentito niente. Mi hai fatto il gnome. E cade per terra in un lago di sangue. Cazzo, 20 danni si è preso. Tra secondi e mezzo. Sì, perché ha fatto il figo spaccandoti la mazza. Perché mi ha fatto. Sir Calibur tra gli gnomi. Che vediamo quanti di questi agiscono. Era un dado da 20. E tra l'altro ho guardato, perché piccola parentesi, ho guardato l'ultima, ho ascoltato l'ultima puntata oggi di Coboldi. E mi ricordo che tra le ultime affermazioni che ci sono state in quella puntata fa:
Sì, vabbè, però erano in tantissimi, la siete cavata perché ho fatto veramente dei crisi di merda. Che quindi, è un po' il leitmotiv che uno dei tre che erano spaventati non è più spaventato di quelli che stavano accerchiando e corre verso di te cercando di morderti. È il segreto dei comodi, puoi usare qualunque sistema vuoi. Salta, fa metti un momento con riflessi da drago, ti sposti un secondo e risparisce nelle tenebre. Loro hanno il modo di combattere di Chucky la bambola assassina. Monodirezionale. Dopo questi qua, gli altri sono ancora spaventati, non si nascondono. Aspetta, no, faccio un attimo. Eccola. Io smetterei di tirare così. Devo cambiare dato. Guarda. Gli altri sette, quelli che erano feriti, gli altri iniziano a scappare. Pensavo si nascondessero. Sono rimasti quei due corpo di fuori che stavano cercando di aggirarvi. Uno che è andato dritto nelle tenebre e tre ghiacciati che stanno non riescono a muoversi. Quindi Al, io mi giro, li ho visti che si nascondevano, no? Sì, no, stanno cercando di tenersi lontani dalla luce per poi balzarvi addosso di sorpresa. Io con un tono di voce quasi amichevole, ignomesco, mi guardo e gli faccio: dai, dai, basta. Spegni quello gnomo e ne riparliamo! Quello coboldo! Ti ripiano. Vai, forse è il caso se ci spegniamo, secondo me sono. Se la sono fatta. Se la sono gnomata addosso. Gli spengo la mazza in faccia, forse! Sai come si fa con le sigarette? Cosa fai, Al? Ce ne sono tre raggiungibili che sono quelli mezzi ghiacciati. Se no per gli altri ti ci vuole un po' più di spazio. Allora, vediamo. Rinfodero la mazza. Che okay, è ancora in fiamme perché sei in Milano. Sei abituato. La resisti perché il fuoco sacro purifica. Ma più in ira. E faccio: sentite, ci sono stati già abbastanza caduti. Forse, se volete finirla e volete darci una mano a uscire da qui, ci guadagnerete voi e ci guadagneremo anche noi. Fai la prova di persuasione con lo svantaggio. Ok. Perché sono. Bella! Fambo col primo tiro la ritira. Se fai ancora Fambo è ancora più grave. Giusto. Cioè, ok. Non Fambo. Il vantaggio. Vedi che ti rigna e fanno. L'unico gnomo, 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 gnomo! E su questa frase non posso che assentire. Ti viene anche un ricordo di quanta gente è morta nella tua città. Troppo la parola gnomo al posto delle parole. Non attacco perché ho già fatto tutte le azioni. No, hai fatto un'azione per provare a persuaderli. Sì, sì, sì. Scat! Gli è saltato questo lo gnomo dietro. Lui è ancora in fase psicotica. Si gira e si incammina dritto, tranquillo, nel buio. Cosa succede di là? Vedi un po' te. Sento solo i rumori. Lo raggiunge assolutamente. Ed è lui che fa i rumorini da solo. Perché è scappato il tizio. Scappare gli schiaffi da solo. Fammi tre tiri per colpire. No, usi il key 2. Perché non puoi dare il key. 20? No, questo qua è un 10 più 6, 16. Ma ho il vantaggio per i tiri per colpire. Ti ha chiesto se era un 20. Perché? Quindi devi dire sì. Perché è Pactactics. Ma Pactactics è se attacchi qualcuno che sta entro un metro e mezzo da qualcuno di noi. Ah, ok, va bene. Comunque 16. 20 preso con tutte e due. 23 con tutte e due. Tira danni. Bloh, 7 9 16 più 8 16. Più 8 16. Più 8 esatto. 16 più 24. 7 24 23. Ah, ok. No, veramente fa 20. Ma quanto hai di destrezza? Più 4 18. Ah, 4, allora perché dici? Hai fatto col primo 9, 18. 7, 25. Altri numeri. Voi vedete lui che ma ti giuro, ero in fondo contando 25, non so perché. Perché lo sappiamo, lo fai così dalle superiori, man. Dici dei numeri a caso, ma il risultato è giusto. Le superiori le fate così. Voi vedete Scat che si allontana nel buio. E in quel momento le fiamme che ancora gli stavano lambendo la faccia si spengono. Le squame si spengono. E si vede là. Ah,
qualcosa che ti fa uscire. Torna indietro. E poi di nuovo. Basta. Non si è diventato. E lui riesce dal buio. Scattando. Scappano. Ok. Sì. Viva papparo! Tu, Crucado, mentre stai per fare la tua azione, ti rendi conto che si accende una luce lievemente in lontananza e senti una voce abbastanza profonda, la sentite tutti, che risuona nella caverna in maniera abbastanza ecoica. Che... Qualcuno ha detto Coboldi! Non io. Nessuno. No, qualcuno prima di tu. Sì, sì. Tu tra l'altro. Crucado. Sì, sì, sì. Cazzo è? Lo ben so. Che cos'è la roba in fondo? Non vedi, vedi per adesso solo una luce che si è accesa in lontananza dalla parte opposta della caverna, ovviamente dove c'è l'uscita. Che non abbiamo sentito lui. Anche un... No, non ci sta qua dentro. No, no, stavo avendo un flash, di un parallelo con un'altra Moria. Ah, no. Gli gnomi hanno scavato troppo in profondità. Da un gnalor. Un ognaro, che cos'è? Un ognaro, è il demone bresciano. È quello che ti uccide a furia di pota. Crucado. E... ci sono ancora i tre gnomi mezzi ghiacciati e uno su cui lui ha cercato di parlarci, ma non so fare niente. È mio male. Io creo l'illusione migliore di un gnomo, di un coboldo a forma di Krubal. È un coboldo. E lo mando verso quello lì che dice. Avete detto coboldi? È una trentina di metri, eh. Vabbè, lascio camminare di New York. No, è tipo massimo 9 metri. È massimo 9 metri. E lo lascio camminare per 9 metri. Ah, ok. Cammino in quella direzione e lascio camminare in quella direzione. Uno dà una frustata a quello lì. Gli ha detto coboldi! Sentire, ma non devi tirare con quel dado, cioè la partita di Roberto di oggi 1,2. Esatto, la massima. E su sono andato da 30, vaffanculo. Fumble. Se fai uno, no, un Donal che ha fatto Xel Calibur. Quello continua a bruciare. Ovviamente è già morto. Ma insisto. Guardi, insisto. No, se c'è qualcosa che effettivamente ha urlato, qualcuno ha detto Coboldi, io mi impettisco, riprendo in mano la Morningstar e mi avanzo verso di lui dicendo: sì, e allora i Coboldi sono il popolo superiore, voi siete solo dei piccoli gnomi stupidi. E io muovo la mentre dici questo che muovo ti stai avvicinando l'illusione. Vedi? Un enorme piede che entra nella luce dall'altra parte della caverna. La zampa di questa creatura sarà alta quasi 2 metri. Guardare le gambe lunghe. Vedi che si abbassa nella luce quello che sembra un enorme gnomo, ma alto quasi 4-5 metri. Sproporzionato. Con le braccia e le gambe sproporzionate rispetto al corpo. Gli occhi sono completamente accesi di una luce rossastra. Vedi che dietro c'è qualcosa che sembra quasi un frammento di ali, che però sono mezze accartocciate in carta pecorite. Questo è Xel Calibur che sta scrocchiando il collo. Che in questo momento, nella luce che c'è, lui si abbassa a guardarti dall'alto verso in basso, abbastanza vicino. Piccolo coboldo, sai qual è la differenza? Che più siete grossi, più cadete facilmente, perché siete tutti sproporzionati. Guardati lì, sei un mostro. Chiaramente, state per insieme, chiaramente tra le gambe e il busto. Nell'ottica di D&D, che a volte ci possono cadere le cose nel combattimento che durano un sacco, mentre il combattimento intorno a me, io ti fa: siete stati bravi con i miei gnomi. Per rispetto a questo, datemi 3 delle vostre zampe. E potete tornare indietro vivi. Domanda: com'è vestito? Cosa ha addosso? È completamente nudo, tranne un... Te lo faccio semplice, anche perché è tardi più o meno. Immaginati, presente la classica miniatura, il disegno del gigante delle colline? Mm-hmm. Però sembra un bambino.
Quindi c'ha il loincloth appoggiato. Non ammazza, no, non ammazza. C'ha solo queste ali delle braccia che sono sproporzionate. Ma detto che non ammazza, siamo sicuri, firmiamo. E comunque sta a. Ah no, tu ti sei ancora mosso. Me, io sono solo mosso. Ributto per terra la Morningstar che non è servita a nulla. E lui ti è tipo adesso a un metro di distanza perché ti sta guardando da sopra. Io, mentre lo fisso, prendo un sassettino, la fionda. E lo fai uppercut. Esatto. Con cazzo Divine sì. Smite. Cazzo sì. Proprio guardandolo. Usando anche uno slot. Ok, e Divine Smite. Divine Smite. Di che livello? Di primo? Di primo. Lo so. Finisco tutti gli slot. Mi ma... fai... Da 15. Preso. È okay. Grosso. Immagino che sia anche demoniaco, quindi. Già. Ok, sono 3 da 4 dadi da 8. Minchia! 9. 14 danni. Solo. Purtroppo. Sì, effettivamente per 4 dadi da 8 è un po' basso. Voi vedete lui che si è avvicinato alla luce, questo coboldo che sta parlando praticamente con un gigante delle colline con la faccia di un bambino. In parte demoniaco. Si abbassa, adesso lui lo sta guardando, vedete saliva nerastra che cola dalla bocca quasi a colpire Sir Calibur ma di fianco. Vedete lui che lo guarda verso l'alto dopo aver parlato e sentite un secondo. Datemi, togliete le vostre mani. Vedete della luce che si inizia a accendere. Scintille rotatorie. Sì, sì. E apparire delle scintille, proprio, tipo le stelle filanti di Capodanno. Il tizio non lo sta notando perché è minuscolo. La lancia verso l'alto e vedete un'esplosione di scintille. Uno! Che lo prende in piena testa. Lui arretra di un paio di passi. Tenendosi un faccio. E allora muori! E sta a. Al! No, scusa, gli gnomi prima. I tre ghiacciati ripresi dal fatto che è arrivato il boss. È arrivato il capo. Due vengono su di te e uno viene su di me. Su di te chi? Su di Krubal, vanno a assistere il boss. Calibur. Calibur, giusto. Krubal non c'è. No, c'è anche Krubal. Però lo sta incarnando. C'è un'immagine. La 17 no. No. Ho lo scudo, dice. La 17 no. E basta, sono due. E uno su di te. Dai. Sì. La 14. Sì, in più c'ha il vantaggio perché ha fatto Legla, se magari faccio 20. No, 18-19. Ti fa... Da 4. Non ce l'ho. Top. Tieni. Grazie. Ti fa... Onda. 1 più 2, 3 danni. Mentre ti morde su un braccio e mi fa un tiro salvezza sulla costituzione. Ah, stavo dicendo, dove è finita la skill di versare l'amaro? Mi sono avvelenato. Sei avvelenato. Senti il veleno infame degli gnomi famoso. Perché si lavano i denti tutti i giorni col veleno. Wow, Colgate Total Venom. E Al adesso. Allora, io quindi aspetta, no, scusa, ce n'era ancora uno sì. Che era quello che viene verso di te. Ancora? Sì. 17? Sì. 4. 6 danni. Ti inizia a mordere il braccio. Come stai messo? Male! Vieni verso di me. A metà? No, mi curo da solo. Dopo. Cioè prima voglio fare qualcosa. Ci riesco. Dove? Al. Scusa. Ok, io ce n'ho uno. Adesso. No, aspetta. No, no, scusa, c'è un altro gnomo. Io non avevo il miniatore. Mi attacco quello che c'ho addosso. Ne ho uno che non sì, che ti sta mozzicando allo svantaggio. A meno che non usi Reckless. E quindi vai puro. E vai in pari. Tanto già sei avvelenato, sì, prega. Uso Reckless e provo a conficcarlo, non cambiare niente a livello di regole, ma prova a aprirgli la bocca sfondandogliela con la clava. A ingresso. Con la parte quella più fina. Sì, la prendi per la parte. La prendi per la parte grande e la sbatti tipo chiodo. Di cattiveria! Vai, poi sei molto forte, quindi. No, più sei 15. Preso al pelissimo, c'hanno 15. Perché ha fatto resistenza con la bocca. Prendi, anzi, mangia. Tira questo pestizio mio con lo svantaggio se non usavi Reckless. Okay. Non prendere. Porca puttana! Ancora 12 e 6. 18, 24.
più 2 di... Preso dalla rabbia, dal morso, da questa infezione, un ognomo ti ha morso, cioè è il peggio del peggio. La sbatti, fai leva di botto urlando e ti rendi conto che non l'hai preso sulla testa, ma l'hai preso bucandogli il collo, e la testa è ancora attaccata al tuo polpaccio, ma gliel'hai praticamente scardinata e staccata, il corpo è attaccato solo per un lembo, l'altra parte è completamente, gli hai strappato parte della colonna vertebrale più gola e tutto quanto. La baba fatality. Scat. Questo è il mio solito errore, è una domanda quando sta a me. Se faccio un incantesimo, prendo un attacco opportunità. No, è in quinta no. Ok. Solo se hanno il talento Mage Slayer. Sì. Okay. Oppure se l'unica cosa che cambia è che se tu lanci un incantesimo che ha un tiro per colpire a distanza mentre sei in corpo a corpo con qualcuno, è lo svantaggio. Ok. Ma il resto non conta. Cosa fai? Scat. Tu vedi che c'è qualcosa ancora di attaccato alla sua gamba, ma probabilmente non è più agibile. Non si può più muovere. Ce ne sono due che stanno cercando di attaccare alle spalle Sir Calibur. E questo enorme, che adesso non l'hai visto più perché è uscito un secondo dalla luce, ma probabilmente sta per tornare per andare addosso a Kribug. Vedi questa specie di gnomo. Porca puttana, vive nomi. No, perché sei arrivato. Sono Kribug, stanco, ho lavorato fino a tardi. Sei arrivato Kribug, è un pericolo per tutti. Sì. Scappate, siamente! No, ma per fortuna era solo una tua allucinazione. Era solo una tua allucinazione, Sir Calibur. Okay. Non è male che ho creato un'illusione. Come l'illusione? E quello grosso, questa specie di gnomo demoniaco con le ali distrutte, sta per riavventarsi su di lui. Ah, mi ero perso qualcosa, che è successo quelli? Oddio! Arrivo a dare i colpi alla nuca ai due che stanno attaccando. Ok, vai. Hai Pack Tactics perché c'è lui. Quindi per fortuna! Quello di destra. Che era un fumble perché è da casa. Preso, sì. 1-16. Mamma mia. Paura, e col secondo 18. Presi tutti e due. Tra l'altro questi qua erano di quelli che erano feriti col ghiaccio. Sì. 10. Il danno da 6 fa 6 troppe volte, non me lo farò mai usare a Clotos. E 6. Uno accusa il colpo dietro la testa e si gira verso di te ringhiando, ma vedi che barcolla un attimo. Fa fatica a reggersi in piedi, mentre l'altro attira il colpo, si gira, ti ringhia e poi si rigira verso Sir Calibur. Stai dicendo Kribug di nuovo, ma poi perché Kribug? Al massimo Krubal. Sir Calibur, occhio! Sta a lo gnos. Cioè, colpiscilo nell'occhio. Go for the eyes, Calibur! Go for the eyes! Ah! I coboldi sono qui! Non posso lasciarli scappare! Hogwarts! Ma guarda che noi non scappiamo, veniamo prima! Fai una prova di intrattenere e vedere se lo distrai. Usi la tua reazione, però. Va bene, non okay. Ho altre reazioni. 15. E ti cerca di dare un mazzotto in testa! Kobold power! Mi prende stavolta. Ti dà un pugno in testa. 4. Sono 10 danni. Ti farò pentire di aver preso in giro la razza più intelligente! E cerca di prenderti per strapparti un braccio. Non dici niente. Mi sa che ti manca. La 15? Sì. Ti afferra per il braccio e inizia a tirare. Più robusto. Inizia a tirare, essendo la razza più intelligente, ti ha preso esattamente dove c'è praticamente tutta la giuntura dell'armatura sulla spalla. E quindi tu senti tirare molto forte, ma sta tenendo tutta l'armatura. Ok. Sono resistenti. Krukathok. Faccia terra, inginocchiati, brutto stronzo. Comando. Ok, il comando è? Inginocchiati. No, faccia a terra. No, una inginocchiati. Parola. Ah, sì, quindi inginocchiati, sì. Tiro salvezza sulla volontà. Sì? Più 2, lui. 12. No, no. 14. Neanche per...
Uno delle ginocchia si piega. E tra l'altro, in ginocchio sembra adesso quasi come se fosse proporzionato in piedi. Perché le braccia bello. Sono quasi il doppio più lunghe. Le gambe, scusa, sono quasi il doppio più lunghe del normale per una creatura di quella fisicità. Però si mette in ginocchio. Cosa? Perché? E si iniziano a accendere gli occhi di verdastro. Ma è più facile da capire! Ah! Altezza perfetta! Esatto! No, anzi! Aspetta, che c'hai è basso, gli può fare un Eldritch Blast. Una volta che è basso, no. Gli può fare Eldritch Blast. Prima no. No, prima no. È una carina la frusta. E poi non c'è, quindi di solito non si usa. No, vedi quello, guarda e gli fa. E ora che sei inginocchiato, sai come muore un gnomo? Gnomando! Gnomando! Ah! E lancia risata incontenibile di Tasha. Cosa? Cosa ci fa uno gnomo in uno gnomo? Gnoma! Bella la sapevi! CD di sua di risalita incontenibile. O cosa dice lo gnomo? La gnoma! Gnomati! È l'ultimo foglio. No, aspetta. 14 mi manca. Andiamo a fare un gnomino! Più 2 sempre. Vai, fammi un gnomino. Non è questo! Ce l'abbiamo inginocchiato. E si piega mentre è inginocchiato, ridendo. Poi con fumble. Spero che questi tiri scarichino tutto il 5 rings. Perché almeno settimana prossima non faccio le schifezze. Grazie per essere venuto. Grazie. È vero. Che Sir Calibur che è inginocchiato e preso dalle risate. Sì, ha sì. Lasciato andare. E tra l'altro, risate anche dei baby di Tasha. Se me lo guardi, dovrebbe essere che non può fare nessuna azione se non scoppiare a ridere. Non mi ricordo se si può muovere. Guardi tu? Sì, tanto ce l'ho già qua sotto. Tasha. Non ti preoccupare, tu stai caricando il tiro per conoscenza delle polpette. Sì, faccio. Ho fatto 98! Diventa, con 42 diventa resti. Incapacitato e impossibile alzarsi. Ok. È incapacitato quindi non può fare nulla. Non può fare nulla. Nulla. Non può fare però nulla. Non c'avete il critico automatico, c'avete il vantaggio, Rob. Ci abbiamo il vantaggio. Non c'è niente da ridere. Maledetti kobold, capisco perché siete così fastidiosi. E sai anche cosa? Non ho mai fatto niente e mi faccio in posizione delle mani. Sfizio. Non serviva davvero, ma vi schiaccerò. Gnomi a me, gnomi. No. Sentite. Decisione. Si è fatta gnomo. Per coloro che non sanno, ho fatto io una prova di morale per gli gnomi e ho pensato da massa nel momento 10 o più non sono infervorati e quindi gli danno una mano. Sotto il 10 non scappano, ma però ho fatto fumble. Quindi senti veramente due che fanno sei fatta la gnoma. Secondo te è una gnoma idea? Vediamo come va. Sono le creature più intelligenti. Sì. Abbiamo detto dopo Sir Calibur. Io mi sono salvato. Che azione, no? Okay. Allora io c'ho col. No, io vado. Ah, no, giusto. C'è il mio gnomo. Lo gnomo dietro di te. C'è il mio gnomo. 20. E ovviamente, giuro, ho pensato. Questo è il tiro suo di morale per vedere che è lì se ti dà un morso. E quindi non se ne va. Però adesso vediamo il tiro per colpire. Buono. Fumble. No, era lì di fianco, ma no. Ti morde l'armatura. Poi vedi che si stacca, vedendo che non ti ha fatto assolutamente niente. Si gira e scappa. L'opportunità. Vai. È gratuito, no? C'è una reazione di costa. Vai. Che però tanto ne è una round. Di solito non ci usa mai per non perdere. 19. Cade a terra con la testa in fiamme. Ok, però vedi, magari fai 12. E tra l'altro, in questo momento la caverna è abbastanza illuminata. Perché a parte la luce dove è uscito il boss, ci sono svariati cadaveri in fiamme. Tipo 4-5. Altri danni da fuoco. Si sta consumando. 4-5 in fiamme, più un altro in fondo. E
si vede abbastanza, ci sono varie fiammelle, alla fine vedi che vi servivano, avete fatto i funghi praticamente uguali. Ma li abbiamo fatti noi. Funghi di gnomo. Funghi di gnomo. Ok, se sono abbastanza vicino, prendo la carica e provo di schizzare verso la testa del beh, la testa adesso ci arrivi perché è inginocchiato contorcendosi alle risate. Quindi danni li prende tranquillo con risata, ma alla fine del suo turno c'ha altro salvezza. Ha il vantaggio. Si è preso danni. Okay. Oh no, quando prende danni? No, alla fine del suo turno fa comunque il tiro salvezza e se ha preso danni ha il vantaggio. Su quel tiro salvezza, sei sicuro? Sì, ho appena detto. Comunque? Ok. Dai. Ti sei smontato il manuale? prendo la rincorsa, gli corro incontro e roteando la mazza provo di prenderlo. Vai di... Vai usi Reckless? Sì, sì. Devo anche aggiungere però che se ha 4 meno di intelligenza non subiva l'incantesimo. No, non ha 4 meno di intelligenza. Sì, non la capisce. Esatto, non capisce. Sono avvelenato, devo tirare. Con lo svantaggio, tiro per colpire. Ah, tutto lì. Quindi puro se vai Reckless. Esatto. Aspetta, giusto abbiamo detto per quanto eri avvelenato, magari eri avvelenato solo per un round. No, 3 round. Vado. 10, 16. Preso. È grosso, c'ha un sacco di punti ferita, ma... È... Però intanto... poco. 5, 6... 11. Ah no, scusa, non è bisogno di usare Reckless. Quindi non ha il vantaggio, perché è il vantaggio Pack perché... Tactics, sei un coboldo adesso. Adesso è un coboldo, quindi hai Pack Tactics e in più soprattutto hai... È incapacitato e in terra. Ah, va bene. Quindi, quanti danni? 11 più 2 di fuoco. I danni da fuoco li prende. I danni del tuo fuoco li è vulnerabile, quindi li prende una volta e mezzo. Quindi 3. 12, 14. Cavacca. Scat! Posso provare? Intimidire un'azione. È un'azione. Dopo. Quelli che erano alle spalle di Sir Calibur si sono andati alla macchia o sono ancora lì? Uno che ha le spalle di Sir Calibur gli ha spaccato la testa, l'altro gli ha spaccato lui mentre scappava. Ah, io non mi preoccupo di niente. No, lui poi era fermo e gli hanno fatto dietro sull'armatura, no? Non si è neanche girato. Il mio ce l'ho ancora addosso. Il tuo è quello sì che ti sta cercando di masticare. Quello avvoltolato nel mantello, quello andato. Quello è ancora lì che rotola nelle coperte. No, vabbè, a questo punto mi metto a fianco di Sir Calibur, lo guardo. Che faccio? Gli tiro. C'è davanti il coso che fa. Cerca di rialzarsi, ma poi si riaccascia per terra da ridere. Gli tiro il terzo, aspetta. Hai fatto uno, hai fatto due. Esatto, fai tre. Ha detto che vuole tre. Vuole tre e diamogliene tre. Vuole tre mani di kobold. Questa mano può essere sabbia o può essere rotta. Torna tutto. Bastava di dire. Hai il vantaggio. Ci metto il key. Flurry? Sì. Flurry of blows. Vabbè, mi sono scivolato comunque. No, comunque 13. Non hai il vantaggio, scusa. No, 13 preso al pelo. Vedi? Bon, perché è grosso. Bello il vantaggio. Vabbè, era sul primo tiro comunque. Bello il vantaggio lo stesso. Secondo 20. Tanto per voi siete il vantaggio anche per pack tacchi, cioè dovete avere 6 vantaggi. Preso il 20. Che cazzo di critici hai fatto? 1-1. Hai preso anche quel. Quindi un critico e uno normale. No, un critico e due normali. Eh sì, 13. Ah giusto, l'hai preso anche col primo. Tira prima il primo normale. 10. Madonna. Pana. Grazie. Ne avete fatto 40 danni in un round. Più ha caduto a terra. Ride. E ha perso il potere su cui vale. Sì, ma poi io vi voglio spaventare e dire non potete andare a attraversare tutto l'esercito dei demoni perché vi massacrano. Andate nelle parti sotto, ma ovunque andate se non si capiamo gente. Siamo coboldi, non è ancora capito. Dai, i dadi se ne fottono che siete coboldi. No, evidentemente io ho preso un danno perché me lo sono fatto da solo. Sì, quanto hai fatto col secondo? Aspetta, secondo è il critico. Ragazzi, comunque masterizzare. 20! Ale! No, 6 no. Più 6. No, più l'hai tirato anche 6. Prima, tirato due volte. Ok. Ah, non è per due, scusate. No. Ah! 6, 7, quindi 11. Quindi siamo a. Terzo. 1 e basta. 5. 1 e basta. Come glieli dai questi tre colpi? Ah, è lì che si sta tenendo. Con la prima. Praticamente ti arriva con il mento. Appena sopra la testa adesso.
Il primo glielo tiro. Era su un ginocchio tutto due. Era inginocchiato completamente. Era praticamente inginocchiato. Su un ginocchio e stava cercando di rialzare. Gli tiro giù l'altro ginocchio. Quando è giù, gliene tiro uno sul naso. Ok. E il terzo glielo piazzo nell'occhio. Ok. Teoricamente, tu quanto fai di danno di Unarmed? Hai ragione, l'ultimo era un di 4 e non un di 6. Comunque già. Ho fatto uno, quindi va bene, non cambia molto. No, tutti e due sono Unarmed. Tutti e due, sì. Perché il primo è tonfa, al sesto poi prendi due attacchi e gli altri due sono gli Unarmed. Però vabbè, dai, gli tolgo... Tira un dado da 8. Gli tolgo un dado da 8 danni. Poi? Beh, a sto punto rifai i tiri. Ah, giusto, ritira i danni. Cioè. Quindi era... Il primo ha fatto 10. Esatto, 11, 21, 26 gliene ha fatti. Devo dire togliere per ora... Ritira 15. I danni. Il primo ha fatto 10 ed era quello col tonfo. Ah, ok, quindi 10. Sì. Questo era il 2 critico. Più 2, 4, più 4, 8. Di prima non è... No, hai però fatto 11. Hai fatto 7. 4. Più hai 4, 6 4. E 1, 7. Sì. 18, 11, più 8, 26. Uno in più di prima. No, con l'ultimo quanto hai fatto? 4. 4, 4, 8, 26. Uno in più di prima. Sì, dovevi darti retta. No, vabbè, beh, è giusta. Cioè, no, pure una giocata alla quinta. Comunque sappiate che fare il master è divertente. Ogni tanto capitano i tiri a merda. O loro che fanno le tiri... No, è che io non mi ricordo le... No, comunque avete fatto i tiri della Madonna. No, è che sono i coboldi. Cioè, non siamo noi o tu. Sono i coboldi. Dopo, Scott fa l'ognos che si rialza. Perché il comando è finito. O deve. Sì, comunque è capito, è capacitato. Non si può neanche muovere con la risata, quindi. Allora. Alla fine del suo turno è tiro salvezza col vantaggio. Mentre ride sta anche quasi non piangendo, ma si sta lamentando per il dolore. Anche perché non è proprio un demone, super demone, no, quindi. Col vantaggio. 5. O cambiamo dado. 5. No, ma... Per questo ogni tanto i master tirano i dadi dietro la schermo. Perché barano. Cerca di rialzarsi e poi fa... Svignoma! E ricade per terra a ridere. Krukatog. C'è ancora lo strumento. Dai, era un boss, non è credibile così. Cazzo. Si è presentato... Boom. Boh. Vedi, comando in ginocchio. No. ho fatto più la parte io del boss andando nel buio. Sì, cioè, esatto. E... Boss reversal. Mi faccio un'azione di movimento e prendo a balestrate il tipo che mi stava addosso. Si può fa? Sì. Ok, ti attacco d'opportunità. Ragazzi, non me lo ricordo. Fumble. Non lo ricordo mai. Cambio dado, cambio dado perché... Questa è la Cobold di Ricciato. Che poi non te lo voglio dire, ma io ho fatto critico. Avevo dimenticato lo zaino, scusate. Calcola la statistica di questa puntata, pezzo di merda. Ma e dimmi se esiste ancora un dio. Ma tu guarda che facevi di uno a impressionarti. E che ora sei il personaggio fondamentale. Porca puttana. Non c'è proprio. Cioè proprio senza ritegno. Non c'è pietà. Ricione. Non c'è neanche pietà. Verso un povero non masterizzo più Claudio. 12 danni. E muore. Sì. Cerca di saltarti addosso per farti l'attacco d'opportunità. Quindi prende uno slancio, salta e tu gli entra proprio in bocca diretto e ti sbatte addosso e cade per terra perché è morto in aria. Undoran. No. Sentite che abbiamo visto abbastanza. E sentite che si allontanano. Tornate qui, divorerò le vostre anime. Divorerò le vostre. Non è credibile, non anche con loro. Undoran fa
Ha funzionato! E ora proviamo questa! E spara il Dish Blast. Vede la disintegrazione. Ma non potevi farlo prima! Un raggio di energia nerastra che sposta l'aria. Lo prende. Marca, qua è una marca. Porca di quella gnoma. Gnoma di quella gnoma. No, oh, almeno quello. 6 danni. Sì, ho capito, ma. Non so più cosa. Ma perché sono venuto qua? Allora, come ho detto già ai tuoi compagni, i servi, quello che erano, hai due possibilità. Ti mangerò la testa! Questa è la testa che hanno. Ne ha una! No, ne ha due! Uno, ci porti dai tuoi signori dei demoni perché dobbiamo parlamentare con loro. Oppure lascio che loro ti finiscano perché sono i miei sottoposti e quindi fanno quello che dico io. Cosa vuol dire sottoposti? Fai una prova di persuasione col che fa quello che dice lui! Da quando? Aglio! Uno è uno di questo coso mi ha morso un po' troppo! Anche tu ti fai mordere? Il due. Ma lo vedi che ho... È una tunica del gatto sotto, non è che abbia un'armatura. Gli 6 o 3. Ha il vantaggio, quindi prende il 6, ma non basta uguale. Però il gatto come armatura. Sì, sì! I demoni! Sì, vi porto io! Anche perché se no, Undoral ti racconta un'altra delle sue barzellette gnomiche. Al... Io sono lì che sventolo la mazza. Nelle palle! Pronto a caricare. Colgo la situazione, no? Capisco. Prendi le palle alla mazza. Sì, sei anche in ira ed è anche un tuo... è la perversione della razza degli gnomi. Questo allora. Detto. Se vuoi ti puoi trattenere, ma mi fai una salvezza sulla volontà. Ma no, vai, facciamo un effetto. Dico... Non vedi che gliel'ha detto perché probabilmente nei suoi dettami o per comodità, no? O per far vedere che è nobile. Ho un'idea, È gnobile? Ho un'idea. Sono gnobile. Gli dico... Sì, esatto! Raccontaci tutto! E poi! E tra l'altro, al contrario, voi vedete che prende lo slancio nel senso orario e poi. Vai, hai il vantaggio perché è sempre per terra. Ok. Ha una tecnica particolare, spero. 20! Poi due volte. Dai! Questo posto! Dai! Non vale! Cazzo! Allora, 14 più ritirali due volte, ritirali. Esatto. 17 questi e una volta sola. Una volta sola, quindi più 6. 17 più 17 più 6 23, esatto. Ma questo è un più 1, 24. Quanto aveva fatto con l'altro da 6? Aveva fatto per me 1. No, no, non più 3 sembra. Quindi più un altro altri 1. Quindi 26? 27. 27. Porca puttana. Ammazza la mazza! E i due da fuoco. Che sono 3 però. Sì, l'ho già contati. Ah, ok. Ah, ok. No, mi sono perso. No, no, è vero. E più 2. 26. Ah, no, per giusto, ha oltre il dado da 6, più 2. Quindi che altri 3. Però è 3. Quindi 30, tondi. Inizia a prendere fuoco. Ah, ma ho detto che... ancora ride, perché... Che sia la morte più brutta. E ridendo, vedete che si accascia tra le fiamme. Mentre finisco di bruciare le ali, gran parte della parte del corpo esteriore inizia a bruciare. E dopo pochi secondi, quello che rimane è il cadavere di uno gnomo, taglia gnomo, rinsecchito, rachitico. Vedete che sulla schiena ci sono svariati tatuaggi e incisioni come di qualche rito. Molto simile ai segni che c'erano demoniaci. E continua a prendere fuoco. Riderai all'inferno! Nel frattempo senti... Abisso, abisso, abisso! Ci incontreremo nell'abisso, non ti preoccupare! Sentite di nuovo altri passi che si allontanano. E con la strada libera verso l'uscita della grotta... Beh. Aspetta, prima ho una cosa da fare. Ancora è quel semi pezzo di vestitino che lo copriva? Cioè, sì, adesso ha... Me lo prendo, lo metto nel libro insieme ai pantaloni dell'elfo.
Okay. Sono i miei trofei. Segnati che questa è... Come si chiama? Com'è il loincloth? Loincloth, segnerò così. Sì, lo però so. In italiano, voglio vedere come si chiama. Comunque okay, il... Tipo il... Adesso c'ho internet qui. È più o meno, però... È più quello da sumo. Perizoma. Cioè, un perizoma di pelle. Chissà se le orecchie da gnomo sono buone come quelle degli elfi. No. No. Va bene. Tu vedi per un istante nella luce, quella un po' più lontananza, che arrivano tipo due gnomi, fanno tipo... E rientrano nelle tenebre e se ne vanno nell'altra grotta. E mentre vi avvicinate verso l'ingresso, lui fa, è di là. Oh, guarda di nuovo dritto! Hai visto? Bisogna andare giù e poi dritto, la strada. Volete dire qualcosa prima di chiudere? Mentre state per uscire, vedete... alla fine delle scale che salgono come di un castello, cioè sono delle scale di marmo, di roccia fatte bene, che salgono una ringhiera e in una struttura che si trova una ventina di metri sopra. E io a questo punto prenderei un momento per riposare. Anch'io mi darei... Ma ci possono essere dei nemici? Gira e si vedono ancora le fiammelline della stanza. Con i corpi si sente questo puzzo di gnomo bruciato, che è terribile. Mentre stanno bruciacchiando e stanno lievemente illuminando la stanza. Ma, ah, sì, vabbè. Tira fuori un pezzo di carne e inizia a scaldare su uno gnomo. Ma... Perché? Ma gli gnomi non erano ignifughi. Non lo so mai. No, è lui che è antinfiammatorio, ma. Ah, ecco perché! Bene, perché se no, è questa la fine che fanno gli gnomi. E continua a avere dei pezzi tra i denti, non capisco. Perché non ho mangiato niente. Non dovevi masticare l'orecchio. Ma quale orecchio? Cruco! Stai ancora male? È un pochino! Toccia! Ti metto una manina in faccia. E ti cura 5 punti feriti. Bella. Tra l'altro, mentre ti cura, ma è lui che fa. Non è l'effetto, c'è solo una piccola luce e delle scintille. Perché è l'altro yodel di Kubel. Che è un po' più intonato dello yodel per avvisare i nemici che sei arrivato. E direi anche che per chi passi sarà la prossima volta, ci venite a trovare. Siete passati di livello. Che andate al quarto. Talento! Certo, talento più buona stat, ma per un coboldo è più bello il talento. No, talento, tutta la vita. Talenti poi per i coboldi ti invoglia a prenderli. Beh, se non avete nulla da aggiungere voi, tanto la prossima volta tu ti seguirai. Sì. Non ho bisogno di un po' d'acqua! Fino a un certo punto vi li accompagnavi poi. Sì, sì, sì. Io pensavo di sedermi in un angolino e dire, togliamo quello che finisce, andiamo. Mentre state guardando la scala, decidendo di riposarvi lì di fianco. Andiamo, ciò che finisce, andiamo. E qui chiudiamo. Io vado un po' per cucire la nostra puntata di Gnomoldi. Gnomoldi. Yeah. Cioè io sinceramente non voglio andare avanti adesso, anche se ci fosse ancora mezz'ora, ma non ce l'abbiamo. Ma basta, grazie, abbiate pietà come avete avuto pietà del povero Gnomo. 20 porca vacca, non ho fatto così tanti 20 tra l'altro. Tanto quello che avete ascoltato era Fumble, che è il primo gnomo è il primo gnomo di Life Play in Gnomia. Potete gnomarci su fumblegdr.it e su qwerty.it, e potete anche diventare gnomi andando in fondo alla pagina e schiacciando su gnoma oppure gnomati. Potete anche gnomare su iTunes lasciando 5 gnomi. Se non gnomate un cavolo di quello che sta gnomando, andate a gnomarvi all'inizio della gnomata, esatto. Dove ridice le stesse gnose. Gnomate il video su Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, email, telegramma anche, mandate l'indirizzo airdrop. http://gnomo.gnomo per telegramma a vostra nonna e fate quello che potete. Ci vediamo se siete a Milano dal vivo il 16 giugno per il Free RPG Day, dove potrete gnomare sia Clotos che Gattai e gnomare anche una nuova sorpresa su Fumble GDR. Gnomate Fumble GDR anche perché gnomerà una nuova puntata di Com'è quel gioco. Tra l'altro vorrei dire, come solo per...
questa campagna la stiamo facendo anche per far vedere in parte le classi e le cose nuove che ci sono. Poi, quando adesso che c'era l'ospite, la prossima volta di Koboldi faremo una puntata introspettiva dove tireremo per i vari Koboldi in gioco l'ognomo ground, il background, l'ognom ground, che sono molto belli e ti creano anche un sacco di storie. Io ho appena inserito una campagna che sto giocando, uno che gli è venuto un mezz'orco che ha 8 fratelli e uno di questi è stato trovato, poi quindi si creano molte storie molto carine. Dimmi che Lord si chiama Rocco e fa se Rocco e i suoi fratelli. No, Orco e i suoi fratelli. E comunque Xanatar è molto carino. Non pensate che le classi siano totalmente OP, perché sono solo loro che hanno... perché andate ad ascoltarvi le altre che magari sono un pochino più, tranne l'ultima, anche l'ultima è venuto uno schifo di dire. Ah, ecco. Sì. Fare, ma anche la prima. Prima e la prossima volta prenderò l'approccio Dungeon World e vi faccio tirare i dadi a voi, cacchio. cacchio toma. E comunque ricordiamo che i koboldi, non importa in quale sistema li usiate, vincono sempre. Che sia Dungeon World, che sia D&D, che sia Shadowrun, in cui ho lanciato un missile nucleare. Mamma bello! Contro una persona. Ma il fatto, il problema dei koboldi, problema e non problema, è che fanno delle cazzate che in una qualsiasi campagna normale o anche in una qualsiasi distribuzione statistica normale non ti possono riuscire. Oppure prima o poi quella che ti costa la vita... ti costa la vita. Arriva. Invece no. Io invece vorrei chiedere, alla fine, in totale, siamo partiti con un pool di punti ferita generico tra di noi, X. Quello che ha preso più danni è stato l'unico che... il primo, tu croccato. Forse che hai preso il critico. Quanti quante ferite hai adesso? Adesso una, perché mi sono curato. Tu io... quante ferite hai? Una, perché me la sono fatta io. Ottimo. Ma mi sono curato anche una, io, tre. Quindi in totale in tutto questo lui zero con 6 punti ferita e io 6 sono punti ferita subiti e io sono l'ognomo qualche incantoboldo adesso non sono in 24 ore infatti appena te ne vai muori. Non mi sento tanto gnomo. E vabbè, e comunque, ti ho fatto gli effetti collaterali di tirare il cafferaio. Assurdo. Considerate, lo dico per coloro che in caso dovessero masterizzare, ma è così, considerate che per non farvi fate mai trovare i koboldi. Per farvi l'esempio di quanto può cambiare in una sessione la storia a seconda dei dadi e delle azioni degli altri, io avevo assolutamente previsto che dagli gnomi e dallo gnomo boss loro scappassero. Ma va! Scappassero perché erano in 20 più il boss che aveva 90 punti ferita. Devo ricordarti una cosa, innanzitutto fuori in 3 round, sì, ma perché non ha fatto niente, sì, ha 90 punti ferita. Un qualsiasi party normale di terzo livello contro questi qui, chiaro, non sono comprese tantissimo le prove di morale, eccetera, però in certe situazioni secondo me ci vogliono, che è un po' house rule. Però io avevo pensato, scappano e magari nei cunicoli dalle altre parti li attiravano un po' alla Sparta e se li facevano perché non poteva passare quello grosso, perché alcuni erano più piccoli. Invece assolutamente nulla di tutto ciò. Guarda, la tua tattica avrebbe funzionato con un gruppo che sa contare oltre il 6, ma i koboldi hanno 6 dita in tutto, non li arrivano qualunque altra lì ce ne sono 6, anche lì ce ne sono più o meno 6, noi siamo in 5, 6 più o meno punti ferita 90, ma noi arriviamo fino a 6, non andiamo oltre, quindi cioè, che combo risata incontenibile e comando così proprio di fila. In ginocchio ridi. Stronzo. E poi la situazione voleva farmi bruttissimo. E invece abbiamo fatto tutti brutto qualcuno in questa sessione. Se vi è piaciuta la sessione di Dungeons and Dragons quinta edizione, trovate i manuali in inglese, ne trovate di più perché non sono ancora usciti tutti in italiano, oppure trovate i manuali in italiano editi da Asmodee. Se volete un'avventura un po' più seria, andate ad ascoltarvi Leggenda dei Cinque Anelli. Sì. O anche culto, anche tutte le altre nostre, tranne ce ne alcune. Sono tante serie su Fumble GDR, vi dice anche non quelle che sono tagliate koboldi, se no, volete, esatto. Solo qualcosa di serio e neanche quelle in cui c'è Simone Bonavita. ciao Simone Dio, settimana prossima torniamo con la Leggenda dei Cinque Anelli. Yeah! E vi anticipiamo già che a giugno ci saranno uno speciale e mezzo, uno speciale di The Genesis. The Generis.
e un mezzo speciale perché faremo un piccolo passo di lato rispetto ai lupi di Rokugan e vedremo che cosa sta succedendo lungo il confine. Prima di andare nella al nazione, confine. No, perché ci stiamo andando adesso. Ci state andando adesso, ma succederà qualche cosa e vedremo che cosa sta succedendo lungo il confine tra il granchio e il ragno in una puntata speciale in cui giocheremo a Kagematsu, che è un gioco molto particolare in cui gli uomini devono giocare alle donne e c'è una donna che gioca a un uomo, che è quella più o meno il personaggio principale, che è Kagematsu. Quindi continuate ad ascoltare Fumble, andate a iscrivervi su iTunes o su Spreaker, aggiungete il canale di YouTube, seguiteci su Facebook e seguiteci su Twitter, potete scriverci dove volete tra tutti questi canali. Se volete mandarmi preghiere, anche se non agli dei del caos o qualcosa per i tiri dei dadi, che da quando è arrivato Lorenzo è stata una tragedia, ho perso tutti i miei poteri. Noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata della Leggenda dei Cinque Anelli. Grazie Daniele, grazie per Daniele. Essere venuto a giocare a Alka-Seltzer e grazie soprattutto per tutte le bellissime vignette e strip che hai fatto fino ad oggi e che sono già programmate e ne avremo io a bizzeffe. Continuo a morire ogni volta che rileggo quella del Trono e del Re. Grazie, come avete fatto? Chiaramente un po' di parte, a me mi ha fatto molto ridere quella lì dove cercate di aprire le porte tranquillamente. Sì. Poi si vede proprio, lì è molto bella proprio la vignetta che si vede la voce che arriva da lontanissimo e fa carico 27. Claudio, dove stai andando? Non mi bastano i dati. Per i danni. Andate a guardare le vignette di Daniele sulla nostra pagina di Facebook e noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Fumble. Fumble! Fumble! Grazie Daniele. Grazie.